E quello che state ascoltando è Fumble! Fumble-sama! Fumble! Stavo giusto riascoltando il Fumbolo, che sembra l'ottavo nano. Il Fumbolo è l'ottavo nano. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Ci trovate su FumbleGDR.it e su Qwerty.it, dove potete anche diventare soci, fare delle donazioni e trovare tutti gli altri episodi di questo e di altri podcast. In particolare, questa settimana potete trovare la fine dei nostri due figliol prodigi, o prodigi in questo caso, perché è finito Sidequest ed è finito anche Epoca in contemporanea. Neanche cercando di farlo apposta saremmo riusciti ad allineare le stelle così tanto. Quindi la fine è vicina e Cthulhu si sta svegliando. La fine è molto vicina, ma l'inizio pure. E infatti se andate sulla pagina di FumbleGDR vedete la nuova copertina di Fumble con il teaser della prossima campagna di Sidequest, le cronache di Lirvale. Chi ha guardato la pagina ha anche avuto degli indizi su che cosa sarà. Vi abbiamo già detto che sarà una campagna di Dungeons and Dragons, perché siamo delle brutte persone e abbiamo spoilerato tutto. Quindi... ma lo sapevamo già, non è stata certo una novità di questa settimana. Qualche spoilerino l'hanno dato anche durante il finale di The Complex, quindi ascoltatelo, perché così sapete ancora più notizie su quello che succederà. Non è un problema, ho finito il file sul metallo, quindi ora devo riascoltare tutto Complex. E martedì esce la puntata 0 della nuova campagna, esatto. In cui si creano i personaggi, vi raccontano come sarà il mondo. E poi è finito Epoca, che bella dentro. È finita Epoca e inizierà una nuova Epoca. È finita un'Epoca, ma ne comincerà un'altra. Bella come densa. Le fiabe degli anni 80 su disco. Che a 1000 ce n'è. Blam blam. Roberto, fai il riassunto. Perché io? Perché hai finito di segnare cose sulla scheda. Io farò il riassunto della mia parte. Va bene. Vabbè. Kitsune, dopo essere stato abbandonato dai suoi compagni, abbandonato un par di cocomini, e dopo aver avuto un piano geniale, ma purtroppo la debolezza mentale dei suoi compagni non è al suo... non è adatta ad avere un membro così importante e potente e intelligente nella loro compagnia. No, fermati a membro, che era la parola. Questo è un segno. Via. No, mi do metà, ma si comincia. È rimasto a chiacchierare con tale Musashi, sospettato invece di essere da Kitsune, perché Kitsune sa molte cose, i suoi compagni non gli chiedono mai niente, ma lui sa le risposte più o meno a tutto. Daigotsu Jin, padre di Daigotsu Fumiko, una giovane fanciulla senza passato nobile, che ha cercato di prendere in sposa Kitsune molto molto tempo fa, quando lui era ancora un ragazzino, e il padre li ha scacciati malamente dopo aver scoperto chi fossero. Il problema è che questo Daigotsu Jin probabilmente è tipo lo shogun delle terre d'ombra. Quindi... più o meno. Quindi poteva essere un incontro molto brutto, se non che Kitsune, avendo appunto vissuto tra la sua famiglia, avendo scoperto un po' gli altarini in parte del padre, ha scoperto che alcuni erano stati fatti sparire alcuni osservatori che avevano assistito a, diciamo, lo stalking della figlia di... Sì, più che altro erano le altre ragazze che speravano di diventare tua moglie. Non erano gente che aveva visto lo stalking, erano le avversarie. No, loro sono state uccise e i loro corpi sono stati nascosti, sparire misteriosamente. Kitsune sa di questa cosa, ma non l'ha mai detta a nessuno, e stranamente si è ritornata utile, trovandosi davanti il forse padre o parente. Si è fatto dare alcune informazioni. La strada più sicura al momento è andare a sud, a differenza di quella che i Nue si erano proposti, E adesso aspetterà che voleva aspettare che i suoi compagni tornassero dal mulino per avvisarli di questa cosa e pensare a come convincere Xiang, che per lui sarebbe stato molto difficile. È tornato, è andato al mulino insieme a Kakita, se non sbaglio. A Kakita. E anche a Kuseki. A Kuseki. Che era riuscito a scappare in qualche modo. Che era tornato indietro. Sì. Sono arrivati lì. Kitsune ha parlato con gli spiriti, ha scoperto che uno spirito che si nutre di paura stava tenendo in ostaggio Xiang, Ida e Isawa. Ha cercato di suggerire Yume-dō. Ha cercato di suggerire un corso d'azione dopo aver evocato lo spirito, avendo fatto paura a Kuseki. Xiang l'ha ascoltato, Ida non gli è comparso, ancora perso nelle grinfie probabilmente più profonde di questa creatura. Isawa pensava fosse al momento un'illusione o qualche trucco della mente della creatura e l'ha scacciato. È riuscito a uscire a modo suo. Perché Ida non l'ha ascoltato, non ti eri proprio riuscito a mettere No, Isawa non ha ascoltato. Avevate due frasi da scambiarvi e una è stata usata per "ma tu chi cazzo sei?" e poi l'altra seconda è stata tranciata. Tu che cazzo sei? C'è di lavoro! Quel cazzo! Isawa è riuscito a scappare. Xiang è riuscito a scappare. A Kuseki non si è ancora ripreso dopo che Kakita l'ha attaccato perché Kitsune aveva finto fosse corrotto. E niente, siamo ancora tutti lì che guardano il riflesso della superficie dell'acqua cercando di scorgere un bagliore di Ida. E a questo proposito andiamo al buon Ida. Oh, il dolore. Il buon Ida in questo momento ha perso completamente il senso del tempo. Ed è il primo senso, cavaliere. No, no. Da come si intitola la puntata. Basta che non me lo dici con il tono dei sette picchi, perché sono malissimo. Volevo cercare di fare un Virgo, ma penso di non essere abbastanza. Virgo è impossibile da rifare. Dovrò guardarle tutte queste cose, cavaliere. Hai perso il senso del tempo, innanzitutto perché sei da parecchio tempo nello Yume-dō, dove lo scorrere dei giorni, degli attimi non è lineare. In più la creatura che ti sta tenendo prigioniero e di cui ogni tanto senti la voce prenderti in giro, raggirarti e cercando di farti perdere il senno e la tua volontà per farti abbandonare a lui, ti ha torturato per infinite volte. Urca. Ha iniziato con qualche cosa di leggero. Quando eri bambino hai fatto per sbaglio inciampare tuo fratello che si è sbucciato il ginocchio e i tuoi genitori quindi ti hanno punito perché non dovresti essere tu quello che infligge dolore a tuo fratello, tu sei il suo guardiano, bla bla bla. È iniziata con queste piccole cose. Sensi di colpa. Ha iniziato con pochi sensi di colpa di un guerriero onorevole che comunque ha affrontato tutte le sue battaglie a mento alto e andando di petto contro tutti i pericoli. Letteralmente è una mossa del granchio. Assolutamente. Poi le cose hanno iniziato a peggiorare gradualmente e sempre più in profondità. La tua vita è stata messa alla gogna e ogni momento di fallacia, di dubbio, di codardia è stato messo sulla pubblica piazza per te, facendotelo rivivere, delle volte dal tuo punto di vista, delle volte dal punto di vista di chi ha sofferto a causa tua. Certo, le tue debolezze sostanzialmente. E questo, cari ragazzi, per chi vuole imparare un po' a giocare di ruolo, è quello che succede se saltate una sessione. No, dai, è capitato anche a noi. Siamo stati torturati. No, io che non ne salto quasi neanche uno, ho bevuto il tè con qualcuno. Quindi perché tu sei un codardo inutile. Perché lui è quello più difficile da rompere. È quello con più onore tra di voi. No. E questo è il modo di deviare dalla... No, lui più onore di lui. Ma tu non sei un samurai. Ok, sto cosa del monaco. Sto proprio del monaco, 90 danni. Esatto. Ma non sono un samurai, cazzo. Per l'ennesima volta ti risvegli, il rumore roboante di tuoni sopra la tua testa riempie le orecchie, della pioggia densa e scrosciante ti bagna il viso e senti urla da tutto intorno. Sei evidentemente su un campo di battaglia e ti ricordi dell'ultima volta che sei stato in guerra, prima che il ragno entrasse effettivamente a far parte dell'impero. E effettivamente quello che vedi intorno sembra essere un campo di battaglia nelle terre d'ombra. Le nubi sono nere, il terreno è spoglio ma sa di marcio e la pioggia è troppo viscosa per essere semplice pioggia. E senti l'urlo degli Oni che riecheggia sulla pianura. Apri gli occhi scosso da questo urlo. E in lontananza vedi tuo padre, che ultimo rimasto del gruppo di guerrieri che si era fatto avanti, sta combattendo da solo contro uno di questi Oni. Maronna, beh, sono armato? Sei armato con una pesantissima mazza. Di quelle tutte puntute, monoblocco di acciaio con l'anello. È una spada, è un blocco. Con l'anello sul pomo. Cosa devo fare? Corro verso mio papà. Inizi a correre e mentre corri vedi tuo padre girarsi verso di te sbalordito. E a questo punto tira l'iniziativa. Porca miseria, figa. Ah, così a cazzo duro? So schiaffo, Dicevo prima del affronta tutte le cose di petto. Era esattamente così. Oh! Sì, anche perché no, aspetta, è la variante originale del giappo. Oh! Un 10 18 31. Io devo... I 10 esplodono sui tiri di iniziativa? Sì. Ok. E allora ho fatto 18, 20... Allora 10, 18, 25. Ne ho fatto 78. 31. Ci sono andato vicino. Dai, la metà. No. 31 a 20, dai. Vabbè. Loni vedi che sta continuando ad attaccare tuo padre, che incessantemente cerca di restituire i colpi ma inizia a essere sempre più in difficoltà. E vedi che le sue gambe stanno sprofondando nel fango, nella schifezza. E noti che Loni lo sta attaccando con un grosso pezzo di ossidiana. Urca. Tirato 102 dadi. E vedi proprio tuo padre sprofondare ancora un po' di più, con il ginocchio che tocca ormai per terra. Tuo padre sta tenendo con il maglio verso l'alto, cercando di resistere ai colpi, ma sta sottombendo. Se solo avesse la spada di Kitsune. Ida. E provo a colpire Loni su una gamba, cioè nel senso provo a indebolirlo da una parte in modo che non riesca più a portare i colpi, da dare il tempo a mio papà di uscire dalla presa. Quindi gli tiro una mazzata con la mazza. La mazza è equivalente del mio martello? Sì, praticamente. Come comportamento? Sì. Ok. Capito? Senso di colpa, coscienza e poi mazzata. Che il granchio giustamente. La sua prova era quella. Che sono poi i tre pilastri nel crescere un bambino. Esatto. Senso di colpa, mazzate. Senso di colpa, cosa che hai detto? Coscienza e mazzate. Ma quello non era di Kitsune. Allora, infatti guarda come è cresciuto Kitsune. No, Kitsune purtroppo ha fallito perché non c'è stato il senso di colpa. Scusa, un dado in più. Niente, un cazzo. 9, 8, 17, 24. Lo primo attacco. Lo colpisci e dai danni. Ok. Quindi si può colpire. 6. Può colpire? Sì. Se sanguina posso uccidere. Ecco, se sanguina sì, perché se puoi colpirlo puoi uccidere. 17. No. Tuo padre riesce a riprendersi un attimo, ma vedi che è terrorizzato da te. L'Oni, che si è visto attaccare, io ho immaginato che tu usassi la stance di attacco, non te l'ho manco chiesto in realtà. Sì, no, ma in realtà sì, hai fatto benissimo ad immaginarlo. Se no non potevi attaccare. No, poteva fare l'attacco completo e avrebbe tirato delle robe in più. No, no, avrei comunque fatto l'attacco normale. Se sanguina può essere colpito. Vedi che si gira verso di te e ti dice: fratello, perché colpisci me? Uccidi questo umano! E tira un'altra mazzata a tuo padre, per non saperne leggere né scrivere, perché è un Oni, quindi non sa né leggere né scrivere. Nei coglioni. Nei coglioni, esatto. Ho fatto 2-10. Proprio troia, povero papà. 3-10. Dai. L'ho preso. Dai. Vedo 2-10. Vedo solo 2-10. Solo 10 più 9. Ciao papà. No. Sono 20. Che altro è che secondo me lo pianta, nel senso che 30, esce solo con la testa del terreno. Non è colpa dell'Oni, è che se la vita ti ha dato solo martelli, per te tutti sono chiodi. No, sono 55 danni. Povero papà. Saggio. Shinsei. E vedi saggio che Shinsei. Tuo padre accusa ancora di più il colpo e gli cade il martello di mano. Che fai? Mangialo. Questa è una delle voci. Come hai fatto il martello? Divora il tuo essere umano. È il martello che avevi tu quando sei arrivato al mulino. Ok. Abbraccia le terre d'ombra. Ma che abbraccia le terre d'ombra? Mangia tuo padre, per cui esci la sua forza. Tiro sul martello e tiro una martellata all'altro Oni. Ok, adesso che ti ha parlato, fai un simpatico tiro contrapposto di Willpower. Olè. Allora, 3 contro 3. Chi ti ha parlato? Oni. Ah, oh, che bellezza! Che bellezza! E vabbè, ma fai cagare però. Vabbè, un 26. Ti prego, dimmi che devi mangiare tuo padre. Io stavo dicendo 26 a caso. 19 più 8 fa 27 più 5 32. No, no. E quando sollevi la tua mazza per colpire l'Oni, la abbassi su tuo padre. No. Tira per colpire. Perché la carne ti piace frolla. È un po' un complesso di Edipo. Tiro per colpire, scelgo io cosa tenere? Le devi tenere quelli più alti. Peccato. Avevo che ho fatto un tiro di merda. 9, 5, 14, 18. Colpisci tuo padre. (Ride) 14. E tuo padre cade a terra, schiacciato dal peso della tua mazza. Senti l'Oni metterti una mano sulla spalla e dirti: bravo fratello, questo era l'ultimo che rimaneva. E quindi io non posso rispondere all'Oni? Sì, puoi rispondere. Io non sono tuo fratello. È vero, sei ancora giovane fratello, ma presto imparerai. Ora possiamo banchettare. Oh. Io sono ancora ammaliato. Ogni volta che vuoi fare qualche cosa che non vuoi fare. No, io semplicemente mi allontano. Con le mani nella testa, sulla testa urlo, perché non c'è. Non ho il possesso di me, prima cosa, cosa che non mi appartiene. Seconda, non voglio banchettare. Sempre Willpower. Vai. Oh, 10, 9, 7, tiriamo ancora. 8. 18, 27, 34. ti allontani e senti di nuovo quella voce che ha continuato a prenderti in giro e a denigrarti in tutti questi giorni o anni, non sai più con te passato. Che ti dice: già stanco, vuoi vivere qualche altro momento della tua vita? È tutto qui quello che ha da offrire un granchio. C'è c'è qualcosa nella, è un campo sterminato piatto, non c'è niente, o ci sono alberi, ci sono... In questo momento quando ti guardi intorno è una pianura che non ha fine da nessuna parte, non c'è più l'Oni dietro di te, non c'è più tuo padre, non c'è più il campo da combattimento, non ci sono nemmeno le nuvole sopra di te, è tutto di un grigio pallido e deprimente. Io sono oggettivamente ormai stanco, probabilmente, nel senso che sono fiaccato di mente, per cui gli dico: il tuo problema è davvero un granchio? E in quel momento davanti a te si forma la figura di tuo padre, in salute, che ti dice: no, di granchi ne posso avere quanti ne voglio, ogni giorno. E quindi, padre, che cos'è quello che mi sta accadendo? Quello che ti sta accadendo? Quello che ti sta accadendo è che forse tu non sei ancora degno di diventare il mio successore. Guarda io dove ho portato il clan del granchio. Tu che cosa hai fatto? Hai messo in piedi un gruppo di scapestrati al servizio di una pazza che vi ha condotto su una strada da cui forse non potrete più uscire. E per cosa? Gloria, onore, l'imperatore? Nessuna di queste cose sarà vostra alla fine della strada che stai seguendo. Io in questo momento vorrei, siccome queste cose sono lontanissime da quello che mi direbbe mio padre nella realtà, cioè proprio sono fuori dal carattere di mio padre, c'è troppa differenza, io vorrei provare a fare cioè non te lo so quantificare con la caratteristica, però io vorrei fare qualcosa che mi risvegli, cioè che faccia balenare al mio cervello questa netta differenza, cioè che smascheri il bluff sostanzialmente. Perché è vero che sono stanco, però proprio è diametralmente opposto rispetto a come ho visto mio padre l'ultima volta che ci siamo incontrati. È sempre un tiro di willpower. Sempre willpower, ok. Sì. 20. Tuo padre muta forma davanti ai tuoi occhi e diventa il tuo amico Kitsune. Vabbè, io mi metto a ridere e gli dico: ok Volpe, hai vinto, adesso possiamo per favore tornare dagli altri? Ammetto che sei davvero uno shugenja di livello, però credo, non ti sembra di aver scherzato un po' troppo? Credo, Ida, che questa Volpe non possa fare nulla per il proprio defunto amico. Chi è defunto? Tu. E qua, sono morto? Questi sono gli ultimi istanti della tua vita. Dicono che la vita ti scorra davanti agli occhi quando stai per morire. Io credo di essere l'ultima cosa che vedrai, perché è sempre stato lo scherzo migliore. Bravo di me. Io cado sulle ginocchia, lì seduto sul campo. Sono abbastanza stanco. E assume questa forma. E ho poco da dire. E comincio ad essere un po' disgustato di me stesso, cioè per come mi sono fatto cogliere dalla morte muovendo la ruota di un mulino. E in quel momento senti una presenza dietro di te, molto piccola, e ti giri e c'è la vecchia Bayushi appoggiata a un bastone. Quindi potrebbe essere ancora lui. Esatto. Lo sappiamo. Tiragli uno schiaffo. Anche voi siete venuti a trovarmi e a canzonarmi nel momento della mia morte? Io ho scelto ognuno di voi per un motivo ben specifico. Ebbene? Il tuo è la tua testa dura. Se è tutta qui la tua testa dura, credo di aver fallito, ma credo che, come ogni granchio, nel momento in cui l'onda lo sta per colpire si ritrae, e quando l'onda si ritrae lui ritorna in forza. Mi sembrerebbe quasi un complimento. Vi ringrazio per la vostra saggezza. Avete ragione. La testa dura. E me lo stavo quasi dimenticando. Quindi non sono morto. Kitsune davanti ti diceva: se ne sei convinto tu, orbene, devo trovare un modo per... quindi c'è tanta strada di là, tanta strada di là, tanta strada di là, una direzione vale l'altra. Mi incammino e vado verso Kitsune, come per fare per andargli contro. Gli vai contro? Sì, o... sì, provo ad andargli contro, tipo spostati col fisico. Cioè... quando gli arrivi addosso ti ritrovi in mezzo a una strada piena di gente che ti arriva addosso e ti colpisce, e gente che sta fuggendo. E ti ricordi anche questo giorno, e quando uno dei villaggi vicino al tuo castello ha preso fuoco e voi siete andati a cercare di salvare il salvabile. E ti ricordi che anche quel giorno, nonostante il vostro impegno, ovviamente qualcuno non è riuscito a uscire vivo dal villaggio. Ma la cosa di cui più ti dispiace è questo bambino con cui ogni tanto giocavi. Tu hai sempre avuto un ottimo rapporto con i bambini del villaggio, e loro venivano a cercarti perché tu eri quello grosso su cui si potevano appendere, che li trasportava in giro tutti quanti. E Sasuke, Ida della montagna. Esatto. E il piccolo Sasuke era uno di questi. E quel giorno non è riuscito a farcela. Potresti essere ancora in tempo a salvarlo, almeno in questa visione. Questo è una voce che arriva. Si fa in tempo. È la voce, è la solita voce che sì, che mi prende in giro. Ok. Quindi mi ha detto che è una visione. Ok. Ma altre volte te l'ha detto. Ah, ok, solo... quindi è già un particolare noto. Sì, sì. Ah, ok. Sì, io naturalmente questa cosa non l'ho mai digerita. So anche il perché. E corro verso il luogo dove so essere avvenuto il fattaccio, ma corro proprio a perdifiato. Sono stanco morto, ma crampi non mi interessa. Fai un tiro di atletica. Oh. E 18-21. Corri tra la folla, scansando quelli che devono essere scansati e evitando quelli che non possono essere scansati. E corri fino alla capanna della famiglia di Sasuke. Vedi che il padre ha appena portato fuori la moglie e stanno tossendo entrambi parecchio, perché vedi che il fumo all'interno della casa è già bello spesso. Senti da dentro le urla di Sasuke che chiede aiuto e che non sa da che parte uscire. Boh, mi butto dentro. Fai allora un tiro di agilità. Mm. 18. Entri nella casa in fiamme, scostando le carte, le pareti di carta di riso in fiamme, buttandole a terra e distruggendole, ed evitando all'ultimo un asse di cui ti sei ricordato all'ultimo secondo che sarebbe caduto. E il piccolo Sasuke è lì davanti a te. Vedi che la sua gamba è rimasta schiacciata sotto a un'altra trave. Ok, va bene, carico la trave. Cioè proprio... No, carico la trave. Sì. Spiattelli il bambino sotto. No, perché io la carico orizzontalmente, cercando proprio di spostare la spinta. Perché tanto tirare cosa che consigliano di fare tutti i medici in caso di incidente. Beh, le fiamme sono peggio. No, sì. Meglio perdere la gamba che tutto il resto. Fai un tiro di forza. Se la puoi al lato sbagliato potrebbe perdere tutto il resto e lasciare la gamba. Se hai jiu-jitsu, no, roba del genere. Sì, io ho jiu-jitsu. Posso fare jiu-jitsu? Sì. Ok. 2-10. Oh. Allora, quindi ritiro 2 dadi. Mm. 31. Ma perché non tiene anche il 2? Perché tengo 4 massimo. Ma i 10 con 10. Ah, allora 33. Scusate. Fai la carica quella da football americano, quella sì, che sollevi e sposti. Più o meno sì, provo almeno. Sposti la trave e liberi la gamba di Sasuke. Ma in quel momento un'altra trave cade su Sasuke. No, le fiamme iniziano a bruciare veramente molto. Quindi fai anche un tiro di stamina per resistere al fumo e alle fiamme. 15. Tappandoti la bocca e cercando di tapparla anche a Sasuke mentre lo porti fuori, attraversi di corsa le fiamme e fuori ci sono i genitori che cadono in ginocchio piangendo, contenti dal fatto che tu sei riuscito a salvare Sasuke. E in quel momento appare di nuovo di fianco a te Kitsune, che ti dice: però questa è solo una visione, quel bambino è morto davvero, lo sai, sì? Ok, io mi incazzo come una bestia. Voi vedete l'acqua che sta tremolando, come se del vento la stesse smuovendo, ma in realtà non c'è nulla a smuoverla. Xiang, respira più piano. Dove è a posto? Io metto una mano sulla superficie e penso a come potrei trasmettergli fiducia in se stesso. Più volte ho visto combattere il granchio, ho visto la sua forza d'animo, per cui semplicemente faccio questo gesto per ricordare che può farcela. Hai un tiro di vuoto in cui ho 3 3 vuoto. Intanto gli lascio fare quello che deve fare, poi intervengo. 975. E tu per un attimo vedi Kitsune diventare semitrasparente e ti sembra che sia solo una massa nera con una maschera di ceramica in faccia. E guarda verso l'alto e ti dice: credo che avremo ancora troppo poco tempo per giocare, perché io mi diverta appieno. E scompare, abbandonandoti di nuovo. Se vuoi posso far evaporare tutto? No. Posso creare un cratere qui. Potete utilizzarmi come ponte per gli spiriti? Gli spiriti possono tutto, certo che posso, che la volpe può. Bene. Catapulta infernale! Non è vero, non può. Ma però, fidandomi anche dice, visto che l'ultima volta ti sei fidato. Esatto. Certo che c'è un modo. Certo! Mi metto a meditare, escludo la mia presenza e attivo il Kyo nuovo preso del vuoto, che permette di vedere, di percepire tutto quello che c'è nel vuoto, quindi tutte le presenze in 50 metri, però focalizzato per escludere il mondo materiale e fare da punte di collegamento per il mondo del che era. Io cosa vedo che fa? Io mi metto lì e si concentra. Mi concentro. Si mette in meditazione come ha fatto altre volte. Come quello che ho detto, ho fatto. Usate il metto la mano sulla spalla. E inizio per prima cosa a pensare che ancora non lo posso prendere per 3 px, ma poi lo prenderò che posso lanciare gli incantesimi del vuoto. Così proprio pensi ai px. Sì, sto pensando ai px, sto pensando potrei riuscire a entrare in contatto con il vuoto. Ci sono quasi riuscito una volta quando eravamo davanti a Isawa nel fiume. Forse ho capito come funziona. Tra poco imparerò a farlo. Però qual è il miglior momento per sperimentare? Devo fare meditazione? Gli metto una mano sulla spalla. Aia. E Lancio Jade Strike. Esatto. Cos'è che aveva appena detto lui? Quando ha messo la mano. Cos'è che ha detto quando ha messo la mano sull'app? Cosa ho detto? Ricorda la tua forza. Cioè, io ci provo. Provo a connettermi al vuoto e non posso ancora. Ma ti aiuto io. Però spendo un punto vuoto e voglio provare. Visto che Xiang mi sembra lanciato su questa cosa che non può funzionare, esatto, a usare Xiang come tramite usando il vuoto per buttare da qualche parte in questo o mondo degli spiriti o dare a Xiang in modo che faccia lui. In realtà io sto dando tutto il peso a Xiang in modo che faccia lui e voglio evocargli la katana di fuoco. Perché se succede qualcosa... Katana del vuoto. No, il vuoto è per magari fargliela arrivare a Ida o aiutare te per farti arrivare la katana. Io in realtà creo la katana in mano a lui e poi ci penserà lui a fare quello che deve fare. Lo ritira. Fai anche tu il tiro che devi fare. Ma il tuo Kyo ha bisogno di un tiro di meditazione per funzionare? Se voglio attivarlo senza spendere punti vuoto, sì. Ok. Io spendo anche un punto vuoto per fare sta cosa perché sto attingendo in parte al vuoto, tanto per... Ho fatto un vagone. Per sfizio. È un'antenna parabolica. Di 62. No, perché la katana anche in parte è legata a Ida, no? Lui non ci ha visto il padre. E dovevo fare 30 per attivarlo come azione semplice. Quindi. Wow. Wow. Wow, Lucky. Sono tipo 6-1 e ha usato anche un punto vuoto. Grande, wow, utilissimo. Ecco, questo già va meglio. 2-10 già. Con 3-1, però. Cazzo, però. È vero. Sei bello sbilanciatino stasera. Allora finché fa 1 e 10 a metà va bene. I tiri di merda sono i 3 e i 2 che faccio. 19, 33, 40, 50. Però. Katana di vuoto. Katana di vuoto. Tu ti concentri e davanti a te vedi tutte le terre d'ombra che diventano ancora più grigie e semitrasparenti perché vedi sovrapporsi il vuoto intorno a voi e le creature che lo abitano. E in questo punto vedi che non è solo lo Yume-dō che è molto vicino e probabilmente la presenza di diversi punti di ingresso di altri regni dell'esistenza hanno dato a questa creatura dei poteri superiori a quelli che avrebbe avuto normalmente. Cioè, è proprio un super strappo questo della realtà. Beh, c'è passato un Maotsukai di Cristo che ha sacrificato due fanciulle. Se lo vedesse anche Kitsune saprebbe che quell'altra cosa che vedi tu è il Jigoku. Ma Kitsune non lo sta guardando perché lui ha lasciato tutta l'energia del fuoco a Xiang. Esatto. E faccio due passi indietro, metti che esplode una palla di fuoco. E vedi svariate creature che si stanno tenendo lontane da quello che accade intorno a voi. Comunque lo sai che il Gengoku è il piano degli Oni. E davanti... Ok, ora lo so. Penso che sia famoso nel monaco, eh. E davanti a te... dove dovrebbe esserci il fiume, in piedi c'è Ida. Lo vedi che è stanco, consumato, sembra bruciacchiato, ferito, tutto quello che gli può essere successo in mesi e mesi che non... ma dosca. Se salti una sessione... E senti però anche l'energia del fuoco che fluisce attraverso di te, grazie a Kitsune. E quello che vede Ida in tutto questo è che la creatura nera con la maschera di ceramica bianca che stava davanti a te sta ancora davanti a te, ma sembra che sia immobile, come se per lei il tempo in questo momento fosse fermo. E vedi tuo padre, che sembra più lo spirito di tuo padre in fiamme, che ti sta consegnando una spada infuocata. Nice shot. Bravi ragazzi. Beh, io la prendo ringraziando. Molto rituale. Ok. Ma chiaramente in questo momento la telecamera poi gli passa. Prima era dietro il suo occhio sinistro, poi si gira verso l'occhio destro ed è Xiang che gli sta dando la katana. Ma lui vede suo padre. Va benissimo. Mi è chiaro come fare, dico allo spirito infiammato di mio padre. Se c'è qualcuno che ha le capacità e lo spirito temprato per farlo, sei tu. Mm-hmm. Io mi giro verso la bestiaccia. Simba! Prendi la spada? Certo. È un sogno, no? Questo più o meno. Quindi quanto onore pensi di avere? Il mio, perché su questo sono realistico. Allora brucia delle fiamme del tuo onore. Mi giro verso l'essere nero con la maschera di cerame e gli dico: vuoi giocare? Ti piace giocare? E allora giochiamo! È così che la metti? E diventa sempre più grosso, coprendo parecchio di quella vista oscura e deprimente che avevi davanti. E Xiang, tu che vedi la scena, vedi che sta diventando un enorme Oni, grosso come quello di cui avete visto il teschio all'ingresso del palazzo degli Ida. Ok, posso? Posso bruciare un punto vuoto, sì. E per gonfiargli la katana. Gli do la mia energia per dargli più potenza alla sua arma spirituale. Sfera Genki Dama! Ok, faccio una kamehameha. Minchia se te la gonfio. Grazie. Mi gonfiano la katana, quindi anche qua. Mm-hmm. 51. Ok, hai un 5 KC in più. Ok. Di come se avessi 5 di onore in più. Di danno o di attacco? Di danno, quindi devo colpire. Devi fare il 5 KC. Ok, e la katana come funziona come colpi? Kenjutsu. Ah, ok, perfetto. Quindi va esattamente. La katana di fuoco va esattamente. La katana di base mi pare che fa. Ok, 3K2. Sì, sì. Più 5 KC? Più 5 KC. Minchia, 8 K6. Più la sua forza. Più il suo onore. Ah, no, io sono 6K2 perché ho 3 di forza. Esatto. Più il suo onore, più la sua forza. Guardo solo per sicurezza se l'onore in più invece che dadi è più secco. Ah, ok. Non mi pare di. Ma mi pareva più un. Vabbè, tanto lo devo acchiappare prima, no? Sì. Sì, intanto tira per colpirlo perché lui diventa grosso. C'è una staffa che ti aspetta in cima al muro. Appenderò il tuo teschio. Quindi sono 6 e full attack, direi. Sì, direi di sì a sto punto. 2K1 sono talmente incazzato che non faccio calcoli. 2K1 in più e prendi anche un vuoto. Ok, quindi 2 in più. Brucio un vuoto anche, ti consiglio. Allora, questa katana il danno è 2K2. Perché è un po' più debole, ma quindi 5K2 per me. 1 2 a tutti i tiri dei dadi. Quindi mi sa che è secco. È secco. Allora sì, è secco. Vabbè, più 8. 8K8 più ci aggiunge la sua forza? No, non 8K8. No. Più 8. Il mio 5K5 dicevo. Non c'era. No, ma prima devo colpire. Perché è come se tu gli dessi 5 di onore alla spada. Ah, ok. Più il suo onore. 3. 40. Ah. L'hai preso. Ok, quindi adesso è 8K8. No, adesso è, abbiamo detto, 5K5 5K2 della katana. Sì, più 5K8. No, è sull'onore. Ah, ok. 5K2 più 8. 5K2 più 8. Perfetto. Ok. Buono. Allora 5K2, quindi tenevo questi 3. 19, 25 più 8, 33. Affondi la spada. Un attacco. Sì, un attacco. Non ne fai due tu? Sì, io ne faccio due volendo. Se vuoi fare due attacchi, fai due attacchi. Li faccio uguali? Sì. Ok. Attacchi. 16 23. Di tiro per colpire? No, sì. Tenevi di più. Ma tenevo di più perché c'erano i 10. Ma è sempre attacco completo, eh? Quindi più 2K1. Ah, scusa, ok. Più. Allora sono 25, 7, 32. Scusate. Credo. Troppo matematica. Non ti preoccupare, ti aiutiamo io e Claudio. Bravi, perché altrimenti finisce una schifezza. 9, 9, 18. Più 8, 26. 27. No, 26. Quindi 33 prima, 26 affondi adesso. Affondi i due colpi di spada facendo Vultus 5, grande Vultus. Gli giri la spada nelle budella, la rialzi dall'altra parte con il secondo attacco. Esce tipo il getto di fiamme. Ed esce il getto di fiamme, ovviamente. Lui si guarda e fa: Nani! Oh! È impossibile! Oh my what? E in una fiammata scompare. Tu ti ritrovi in piedi con le ginocchia immerse nel fiumiciattolo, melmoso, con in mano un bastone. Ah no, c'è ancora la katana. Ah ok. Stanco, sudato, bruciato, cazzato nero, ma vivo. Allora lo vediamo? Sì. E compare dal nulla? Sì. Guardo. Io li vedo adesso. Gli spiriti del vuoto sono già miei. Tanto anche i kami dell'etere ti avevano dato la loro energia. Grazie ragazzi. Non ce l'avrei mai fatta senza di voi. Io li vedo? Sì, sì, siete lì fuori. Io... Kuseki è per terra steso. È strano che sia orizzontale. Io ancora. Io ho la testa mezza giù, rovinata. Li vedo con la coda dell'occhio e punto la katana verso di loro, perché sono in uno stato, diciamo, di transizione. Io alzo le mani, faccio un passo ancora se la realtà o no, e gli grido: come hai fatto a scoprire che anche questo è un sogno? Kitsune, e inizio a ringhiare verso di lui. Kitsune, che cavolo stai dicendo? Come si dice? Ida, hai capito dall'idiozia di Kitsune che questo non è un sogno? O potrebbe essere il sogno definitivo, quello che pensi che non sia un sogno, ma in realtà lo è. L'altra creatura era più simpatica come Kitsune. Sono troppo stanco. Vedi Ida che comincia a scavare nell'angolo. Voglio tornare indietro. Sono troppo stanco per rispondere ai tuoi giochetti, volpe. Con una cosa che ha funzionato meglio. Mi lascio andare indietro nel fiumicello melmoso, proprio a braccia aperte. Esausto. Esausto. Vado, lo tocco e gli attivo il chio dell'acqua addosso. Regeneri 3 punti ferita al round. Quanti ne avevo persi nel corso del... In realtà di persi di punti ferita non avevi perso neanche uno. No, no. Mi reggo in piedi adesso, ok. Serve per rigenerare le tue fatiche. Qualsiasi cosa abbiate fatto, grazie. Sono in debito con voi. Kakita dice: se abbiamo finito, forse è il caso che... Lo spero per loro. Riprendiamo la strada. Compagni. Beh sì, a proposito, ciò che non ci uccide ci rende più onorevoli in queste terre. Già. Facciamo tesoro di questa esperienza. Che senza la volpe non andate da nessuna parte. Mi sembra un insegnamento. A proposito, che fine avevi fatto? Scusate, posso fare una prova di osservare per vedere se trovo il moribondo, se lo metto? E non lo sta cagando nessuno. Il povero Kuseki. Ah, giusto, è vero che gli è arrivata una legnata incredibile da Kakita. È vero che un samurai uccide al primo colpo. Porca miseria. Tutto il resto del combattimento è nella mente. Sì, direi che l'hai allegramente visto. Dovrei averlo visto. Lo guardo. Che cazzo è successo? Non ti preoccupare, è tutto a posto. Ma si vede il livido. È stato un sacrificio che è stato fatto per liberarvi. Ok, ma io lo vado a curare. No, è un sacrificio, ormai penso non ci sia più nulla da fare. Guarda la volpe. Kakita scuoto la testa e vado verso Kuseki. Si muove un po' con la spada di bambù e senti a Kuseki che fa: ah, non mi tocca! Miracolo, si alloda Shinsei. Ok, gli faccio 1K1 di cura intanto, 4. Ma non dimentichiamoci di quello che ho appena chiesto. Che fine avevi fatto? La volpe stava facendo quello che viene meglio. Raccogliere informazioni per poi salvare sia effettivamente il gruppo che nel futuro. Non hai ancora risposto alla mia domanda. Ho conosciuto una persona, la volpe ha conosciuto una persona. Quante volte dovrò chiederti le cose. Ci conosciamo appena ormai, non sei più quello di una volta. Suppongo sia rimasto al villaggio e mi chiedo se hai trovato informazioni utili. Oh, parecchie. Io mi avvicino a Xiang leggermente e gli dico, in effetti lo spirito era un po' più diretto. Lo so, me ne sono accorto con mio padre. La cosa più importante è che la volpe è molto contenta che Xiang non abbia picchiato l'ospite, l'unico ospite con un pene nel villaggio delle donne. Perché voi non avete il pene? Beh, ma io non ero ospite. La volpe non era ospite. Ce n'è uno che è quello consentito anche portare le proprie armi. Immagino l'abbiate conosciuto. Intravisto. Beh, un po' più di quello che sembra. È una persona molto importante di queste terre. Kakita si guarda intorno, vede che non c'è nessun altro oltre a voi. Quindi? Beh, è stata una discussione piacevole. Fai domande più specifiche. Ad appurare l'identità del viaggiatore. Kitsune, vedo dalla faccia del Kuseki abbastanza vicina. Cosa sappiamo? Kakita, vedo dalla faccia del Kuseki. Mi interessa molto quello. Ma la vostra tecnica di combattimento è molto efficace. Come avete fatto? Me lo potreste far vedere? Mi giro verso Kitsune. Se qualcuno si offre volontario. Beh, l'ha appena fatto Xiang, no? Kitsune, ti potrei chiedere gentilmente di raccontarci tutto quello che ti è accaduto, dettagli compresi, in una volta sola? Ci vorrebbe lo stesso tempo che ci è voluta la volpe per viverlo. Mettiamola così. Se adesso non ci racconti in maniera dettagliata, senza entrare troppo nel dettaglio... State perdendo tempo, fate domande. Rispondi e basta. Ho risposto, la volpe ha risposto. Cosa sappiamo del viaggiatore? Oh, molte cose. Per esempio? Per esempio... Che siano fatti utili, altrimenti ti considererò un volontario. La volpe è difficile da prendere, Kakita, ricordatelo sempre. Possiamo provare. E con un piede lo metto un po' nel terreno, pronto a entrare nel terreno e andarmene. Ah, pensavo nel gigocco. C'è Ioni, Kakita è peggio. Lui torna a casa da sottoterra. Chi mi sembrava di loro il più esperto anche nel viaggio nelle terre d'ombre di geografia? Geografia. Beh, geografia locale Ida. Sicuramente è Ida. A conoscenza e terre d'ombra. Ida-san, cosa sai del clan che si trova a sud di qui? Quindi stiamo parlando del clan Chuda o Daigotsu? Daigotsu. In realtà so molto poco, però da quello che mi ricordo sono comunque dei due clan del ragno quello più ligio ai dettami imperiali, quindi quello più degno di entrare tra i clan dell'impero. Viceversa i Chuda sono sempre stati particolarmente turbolenti. Non ho grandi conoscenze dei loro legami familiari, però diciamo che Musashi, come si fa chiamare, simpatico, è una persona importante del clan Daigotsu. Ah. La volpe non è riuscita a restringere il campo, per quanto possa essere importante. I Kami pretendono un check della morte per Kitsune. Io te lo dico. Se non sapete di che cosa stiamo parlando, andate a guardare l'ultima puntata. Esatto. È ingiusto, la volpe ha risposto esattamente alle domande che avete fatto. Ci sta, è vero. Bellissima puntata, tra l'altro ascoltatela. Su questo invece sto mentendo, chiaramente. No. Perché non voglio dirgli chi è esattamente, ho i miei dubbi. Diciamo che è molto interessato al successo dell'impero, in quanto, come detto bene, sono molto legati. E cioè, per loro sarebbe sicuramente meglio che non ci fossero molte cose dannose in giro a fare un po' quello che vogliono. Quindi potremmo pensare, per i nostri scopi, di avere quasi degli alleati? O se non altro uno sguardo benevolo? Più che altro quello che ha capito la volpe è che non seguendo la strada verso sud, soprattutto per recuperare quello che cerca Xiang. Dovremmo trovare un altro nome per il gruppo che non sia Nue, ma penso i morti nelle terre d'ombra, anche se è un nome complesso e lungo, magari possiamo abbreviarlo. Quindi ci è stata suggerita una strada, una direzione quantomeno, se ho capito bene. Una direzione più sicura di un'altra. Va bene, beh, direi che... Perché più sicura? Non ci allontana dall'obiettivo? Sull'altra missione dei Nue la strada migliore non è quella diretta in questo momento, ma passa da sud. Xiang, hai mai combattuto in una battaglia vera? Una campagna militare? Ah, no, campagna militare certamente no, lo sapete già. Spesso andare dritti di testa verso il proprio obiettivo è solo cadere in una trappola. E non è la morte il mio obiettivo. Quindi una strada più lunga a volte è la strada migliore. Oh, per come un sentiero di montagna. Per te è difficile morire, il problema è quello che preoccupa la volpe. Non mi è chiaro in questa direzione cosa troveremo. Terreni più amichevoli. Ma non il nostro obiettivo. A quanto pare ci sono grandi tracce del nostro obiettivo in questi terreni amichevoli. Quindi dovremmo allontanarci per raccogliere informazioni migliori di quante ne abbiamo e per trovare ciò che stiamo cercando. E allontanarci perché è meglio allungare la strada che permettere che venga interrotta presto. Cosa dovrebbe frapporsi fra noi e il nostro obiettivo? Beh, ce n'è di roba qua che si frappone tra noi e il nostro obiettivo. Poi la volpe vorrebbe anche solo dire che a volte certe cose si vanno a cercare e guardano tutti loro guardando il mulino. Se già così la strada è difficile, prova a pensare se non dovessimo cercarcele. Posso farti una domanda? Quando ero collegato col vuoto, ho per caso capito se era il mulino che faceva da portale? No, sembrava proprio nel fiume. Qualcosa nel fiume? Non era qualcosa, il punto focale era il fiume, ma non c'era un oggetto. Ah no, ok, perché io percepisco anche gli oggetti nascosti in 50 metri di raggio. Se non c'era un medium, quindi no, è solo che l'evento che è successo qua in precedenza probabilmente è stato così traumatico da aver creato. Ok, non è togliendo il medium che... Ok, posto. Beh, pacifico. Penso sia tutto. Quello che non capisco... Ci sono delle prove di qualcosa di tangibile che costituisca un pericolo per noi se andiamo verso il nostro obiettivo? Ottima domanda. E la volpe pensa, ma sia chiaro che questa non vuole essere la risposta, ma è solo un parere, che se non questa persona non volesse il successo di quello che siamo qui per fare, non avrebbe detto nulla. Ci avrebbe lasciato andare per la nostra strada che era abbastanza già delineata. Questa persona se n'è già andata? Probabilmente sì. Io voglio andare a controllare. E se c'è. Mi dispiace che per chi ascolta non vede questa scena di Claudio che dice no, non se n'è andato. Vede, e Kitsune fa probabilmente sì. Credo che sia meglio parlare tutti quanti con questa persona se è ancora presente. È evidente. Ho recepito l'informazione, ma ho deciso di regalare un altro. Lo so, modo. Ma gli amici in radio la perdevano, era bello dirlo. Esatto, infatti. Chi ascolta non ha visto questo scambio. Che questa persona sa più di quanto vuole far pensare. Oh, enormemente, ma se ancora fosse lì, la volpe vorrebbe essere certa che non si interroghi troppo su chi sia la persona, ma al massimo le sue intenzioni. Perché interrogare la persona su chi è veramente potrebbe essere più pericoloso di qualsiasi cosa si sia trovata in quel fiumiciattolo. Se era dalla nostra parte, perché dovrebbe essere pericoloso chiedere informazioni? Perché come quando la volpe si mette la pelle della vecchia Bayushi e sarebbe meglio che magari i suoi alleati non cercassero di scoprirla davanti a tutti. Se qualcuno si presenta con un nome che non è il suo, vuol dire che non vuole che si sappia chi è. Interroghiamolo in privato allora. Ma non ci interessa molto di chi è veramente. Quello che sa però ci interessa. Io mentre loro parlano vado in paese a prendere una zappa per seppellire le spoglie delle due cadaverizzate. L'usanza di Rokugan in realtà è di bruciare i corpi. Ah, ok, allora bisogna far la pira per evitare che diventino dei non delle bestiacce, esatto. Come quello che è diventato la poveretta. Ok, e poi l'abbiamo allora promesso, quindi lo facciamo. Cioè, io vado. Ah, altri due Oni? Come altri due Oni? Dico il cadavere della tizia. No. Comunque sì, non morto e delle ossa trafitte da una spada. Ah, sono rimaste solo le ossa? Di quella trafitta, sì. Sì, che avevo già fatto la pira. No, avevo fatto la pira. Ma siamo già pronto. Posso mettere... Ti aiuto a me. Preparo io il rito. Cioè, do una mano a propiziare i Kami e poi diamo fuoco. Beh, io do fuoco. Scusate, non abbiamo tanto tempo da perdere. Aspettate un attimo, per favore. Io credo che vogliano essere presenti anche le persone che ci hanno chiesto di fare questa cosa, quindi mentre io preparo Kitsune, il rito, tu li vai a chiamare. Andando lì a chiamare scopriamo se Musashi è ancora nel villaggio. Esatto, se c'è si va a parlare, se non c'è prendiamo la strada. Che dici? La volpe può aspettare qualche secondo? Basta che la volpe non deve venire a salvarvi di nuovo. Va bene. Ok, hai la mia eterna gratitudine e potrai riscuotere questa eterna gratitudine in qualsiasi momento. Spero di renderti il favore quanto prima. Siamo compagni. Certo. Figurati, non fare neanche accenno. No, naturalmente, ci mancherebbe. No, non lo faresti pesare per l'intero viaggio. e vado verso il villaggio. Il favore era molto più simpatico. Esatto, molto più simpatico. Sto rimpiangendo, esatto, infatti, sto rimpiangendo la tortura permanente. Perché con la volpe ci siete stati solamente per brevi missioni. Esatto. Adesso non ci siete stati così. Esatto, comincio a non capire la differenza tra la tortura prolungata dello spirito. E soprattutto di solito i piani ce li dava la vecchia Bayushi, esatto. Mentre qua li dovete elaborare voi. La volpe è preoccupata. Ida-sama, mi pento di non aver capito come si compie quel Kyo per cui si può zittire la persona. Guarda, c'è la pergamena di tuo nonno. Giovane Ida, ricorda di lasciare la magia ai professionisti. Io indico Kakita e gli dico: guarda, lui fa dei tatuaggi bellissimi. Sì, vado. Sì, però io mentre lo seguo. Ma sì, però si fa ingannare facilmente da qualsiasi cosa gli si mette davanti agli occhi. Occhio. Non se ne va. E quell'altro è là per terra con le macchie. No, le macchie, le macchie duravano un minuto. Lo so, mi ricordo. L'ho curato. Quell'altro è comunque là per terra. Poverino. A sperare che nessuno lo picchi. Adesso farò tipo più avanti farò delle micro illusioni di Kakita quando è di fianco a Kuseki. Sai come quando uno fa la finta di darti uno schiaffo, no? Fa così e secondo me Kuseki salta di 5 metri. Xiang, tu nel frattempo ti ricordo che l'altra volta il Maotsukai nel tuo sogno ti aveva consumato tutta la giada. Sì. Ma non era solo nel sogno. Lo so. Ok. Non dico niente agli altri. Vabbè. Non voglio la loro giada. Vabbè. Era solo per essere sicuro che lo sapessi. Sì, sì. Ho letto anche che devo tirare tutte le volte. Beh. Ce l'abbiamo 8 tonnellate. Sì, praticamente avete qualche giorno in meno di viaggio. Basta che la vi ricordo anche che ho preso lo svantaggio che per determinazione non chiedo gli aiuto agli altri. Esatto. Ma non è chiedere aiuto agli altri, è prenderla dal carretto comune. Ma prende punti per lo svantaggio che lo mette nei guai se poi gli succede, quindi secondo me gli conviene. Ah no, a quello non ci pensavo nemmeno, quello sinceramente. Brutto, io pensavo, veramente interpretavo, ho preso determinazione. Te lo tieni, mi hai fatto anche riflettere del non mi faccio. Sì, ma anche io se adesso non contassi degli altri non è che non mi mangio una rotella, sono del gruppo, l'hai messa qui. Allora io non chiederò, ma se gli altri lo notano. C'è una differenza comunque tra una rotella e la giada. La rotella non ti salva la vita nella terra d'ombra. Esatto. Cioè, capisco se ce l'avessi tutte io e me la devi chiedere a me, ma abbiamo sacchi e sacchi, no? Che ci hanno dato sacchetto a testa. No, abbiamo un sacchetto a testa. Ma non è un po' rifatto scorta quando sono delle attese di giada. Non è che lui è partito con degli schiavi egizi. 50 torce di giada. Io pensavo che avessimo tipo un carretto con sacchi e sacchi di giada alla Babbo Natale. E quando abbiamo spinto il carretto Vabbè, Xiang lo tira facile. Lo tira Kuseki il carretto. No, lo tira Kitsune. Ah, giusto. Beh, comunque io cerco di propiziare appunto questo rito della pira mentre loro arrivano. Andiamo a chiamare le signore. Le ragazze all'ingresso non mi fanno più storie quando... io entro da Bayushi. Ancora? Ma lo fa lì davanti. Ah, scusate. No, quando ci avviciniamo. E a maggior ragione non mi fanno storie su andare avanti e indietro. Il cavallo di Musashi è ancora lì, fuori dalla forgia. Io vedo Inari. Ciao Pietro. Inari è probabilmente o in giro per il villaggio o nella forgia. Beh, io vado a cercarla. La trovi alla forgia che sta discutendo con Musashi. Inari. Quando vede che arrivi sull'uscio, solleva la testa. Cosa volete? Volevamo invitarvi al funerale delle vostre compagne. Abbiamo allestito le pire al mulino. E il mulino è sicuro? Il mulino è sicuro. Verrò. Bene. Posso chiedervi... Confermo, il mulino è stato pulito da questi eroi. Posso chiedervi una gentilezza in cambio prima di partire? Vorrei che ci preparaste un po' del vostro tè per il viaggio. Quello che chiedete è un favore molto grande, perché da quando c'è stato l'incidente al mulino non siamo più in grado di far crescere la pianta di tè. Ma ora sarete di nuovo in grado. Ma in questo momento questo tè vale tantissimo. È il sostentamento del vostro mulino, del vostro villaggio. Lo capisco. Possiamo fornirvene una piccola parte come ringraziamento per aver liberato. Sono d'accordo. Posso chiedervi un'altra cosa? Questa pianta potrebbe crescere anche più a nord? È possibile. E sareste in grado di riprodurre la stessa mistura? Quello senza dubbio. Bene. Avete carta? Sì, credo di sì. Datemi un pezzo di carta. Strappo una parete. Carta di riso. Va a cercare un po' nelle casse che ci sono nella forgia. E evidentemente non sa dove siano tutte le cose qua dentro. In effetti non ti sembra una tipa che lavori in una forgia. Ok, certo. Però trova Svetlana. Trova carta, inchiostro e un pennello. Ok, io gli scrivo un salvacondotto per il giardino di Giada e gli dico: se voleste spostarvi in luoghi più sicuri per vivere e abbandonare queste terre impervi al sicuro, qui avete un salvacondotto. Potete entrare nelle terre del granchio e sarete accolte. Avrete tutti una casa, un appezzamento di terreno e potrete coltivare il tè. Al sicuro. Vedi che Musashi ti fa un inchino con un sorrisetto malizioso sulla faccia. Mentre Inari guarda il... Tanto lui l'aveva già capito. Sì. Mentre Inari guarda il pezzo di carta. E non sa che cosa rispondere, vedi che proprio rimane senza parole. Poi ti dice grazie e inchina la testa parecchio. I Kami guardano radiosi su questo evento. E Musashi che è visione del meteo. Esatto. E Musashi si alza e dice: allora questo è l'ultimo viaggio che farò in questo posto. È un peccato. È stato un piacere, Inari, essere il vostro messaggero. Portate i miei saluti alle altre donne del villaggio. Se posso fare una prova di sincerità o cortigiano per capire? Cortigiano. Se è infastidito dalla cosa che gli hanno appena tolto un posto dove probabilmente lui mercanteggiava. Dai. Oppure è divertito solo? Cortigiano? Cortigiano. Che vagonata di 757 dadi. Magari lo vuole far vedere. Ah, certo. Ne. 26. Boh, è insondabile questo. Okay. Si alza, ti fa un inchino. Io faccio un inchino un po' più profondo del dovuto. Anche lui l'ha fatto un po' più profondo di quanto si dovrebbe fare a dei Ronin. Okay. Io glielo faccio un po' più profondo a quello che si dovrebbe fare a un samurai. Faccio quasi quello che si dovrebbe fare a un daimyo. Anch'io. Voi giovani da che parte siete diretti? Tendenzialmente a sud. Vorremmo solo conferire con voi ancora per pochi istanti. Se state andando verso sud potremmo condividere la strada e parlare lungo la strada. Oh, avevo dimenticato di dirvi questo. Musashi vede che il mio sopracciglio... Abbiamo chiesto 7 volte sì, che cosa sapeva. Lo so, è fastidioso, è un cagacazzo. Io non vi ho solo detto che lui mi ha detto domani quando andate a sud venite a trovarmi e faremo il viaggio insieme. Non c'hai solo detto questa cosa, capirai. Solo. L'avete chiesto? No. No. Vabbè. L'abbiamo scoperto. Per caso lui ti ha detto che... Cioè, se me lo chiedevi, se me lo chiedevi ti dicevo di sì. Ma come fai a chiedere una cosa che non sai? Gesù. Dettagli. Io in tutto questo sono lì da solo, nessuno mi caga. No, sono rimasti Kakita e Kuseki a darti una mano. E Xiang perché le folle... Però io aspetto a dare fuoco perché... Io dovevo arrivare... La gente del villaggio. Musashi esce e va fuori dalla capanna, ma lascia il cavallo legato lì. Inari esce pure dalla forgia e aspetta che voi la conduciate alla pira. Accompagniamo. Vedi che ha preso 3 bambine che... Penso che io rimarrò qui. Ora che il mulino è sicuro. Vediamo. Torno nella casetta. Io prendo la vecchia per il kimono, la tiro su, tipo cane che sbatte le gambe ma non riesce ad andare a terra e la porto alla pira. Cerco di liberarmi. Pure no, cerco di... Ma... Cosa? Aia, il mio collo! Mi deve scusare. Le mie povere ossa. E cerco davanti ai nari che mi sta facendo male. Fai sincerità. Mi deve scusare vecchia Bayushi, ma io non posso fare a meno della sua presenza in un momento così toccante. Mi permette di portarla fino al coso? La posso prendere in braccio? No. Dimmi e la schiacci per terra, stile. Cos'è che devo fare? Cos'è che devo fare? Non posso. Cazzo non va a fare la Sackplex, è grande come un pupazzo. Esatto, sarei tentatissimo. La spezzi in 2 tra l'altro. Grande. Si divincola e mi scappa via. No. Oddio! Sto facendo credere ai nari che mi stai facendo molto male. Ah, va bene. Cioè, praticamente è un rapimento. Perché ogni volta la prendete a schiaffi? Ma no, io volevo semplicemente tirarla su. Ma non so, lei è una vecchia di 90 anni così. Ha fatto 64. Ma non è la vecchia, è lui che è fastidioso. Ha fatto 64. Ma loro non sanno che... Allora non ero solo io 40, che prendevo a schiaffi 51. Le vecchie. C'era un motivo di fondo. Anche di 4. Oh merda. Ha fatto più di 64. Tengo tutto. E vai. 59, 66, 71. Sì, vabbè. Posso fare una manovra di Neymar quando lo tocca? Posso fare una manovra? Ho fatto il Neymar del... Posso fare una manovra di alleggerimento? Prova. È ben difficile. No, ma in realtà non voglio farla su di lui, eh. Voglio semplicemente fare... Lui ormai, cioè lei, sta dimostrando che io le sto facendo del male. Faccio il rumore delle ossa. Ok, perfetto. E allora io volevo semplicemente utilizzare... vediamo un po'. Presa del granchio. Anche no, se vogliono portare la volpe dietro, ma lasciatela pasturare in giro. Io voglio usare... Perché poi si possono lamentare che parla. Io voglio provare a far credere che c'era tipo un insettone e quindi le sto cacciando via qualcosa dalla... Quindi la sto scuotendo per... Ancora peggio. Sto scuotendo il kimono perché... È una prova di sincerità, difficoltà 30. E le ossa stanno scricchiolando veramente. A difficoltà 30. Posso fare Cortigiano? Le ossa stanno scricchiolando veramente perché è una vecchia dei 90 anni. No, perché si ingerirà. No, e allora non posso fare niente. No, puoi spendere un vuoto. No, vabbè, lo lascio. Oh, mi scusi, non volevo farle così male. Le chiedo perdono. La lascio. E che? Voi giovani non siete abituati alla fragilità di queste vecchie ossa. Andate. Io lo festo nel sonno. Lo dico già. La moneta, sì. Esatto. Con l'asciugamano. E mi giro e torno verso la casa. Però mentre Bayushi sì, almeno soffre di più. Inari tutto questo? Inari tutto questo ti si avvicina e ti segue fino alla casa. Andate pure. No, non potrei mai, dopo che questi bruti vi hanno maltrattato. Oh, ma ci vogliono bruti per salvare le terre a volte. Noi ci siamo salvate da sole. E mentre noi andiamo nella casa c'è chi comincia a ma no, che comunque è un bravo ragazzo e che non sono abituati a maneggiare donne. Ragazzi. Sono ragazzi. Non vuol dire che se vai al tempio di Giada ti picchiano come le vecchie, eccetera. E torno alla casa, quella dove ho fatto il sigillo. Ti accompagna fino alla casa, okay, comunque. E poi entro lì. E cerco di dire, vai, vai alla pira, le tue compagne stanno morendo, sono morte, devono essere bruciate. Il loro spirito sta, morendo. Ma abbiamo deciso lo stesso di bruciarle, per lo sicurezza. Spirito sta morendo, le terre d'ombra fanno questo effetto. E vedi Isawa e Xiang che hanno acceso la pira con gli arrosticini. Esatto, tipo lo spiedo, esatto. Che bello. Che visioni celestiali in queste terre d'ombra. Se non siete ancora partiti per la pira, Inari vi passa di fianco senza degnarvi né di una parola né di uno sguardo e va oltre. E troverà tutto pronto, secondo i sacri crismi, in modo abbastanza ossequioso. E Isawa sta aspettando naturalmente seduto nella posizione del loto, che non so bene com'è, ma io ti correggo perché non sai qual è. Esatto. Ma che cazzo fai? No, questa è la posizione della mandragola. La nostra forza è l'attenzione per il dettaglio. Lo metto nella posizione dell'ottero e lo incricco. Cricca le gambe e due. Fai una fletto i muscoli. Fai una prova di platform. Che sarebbe? Acting? Sì. Quindi è tipo recitare. Che non ci hai sicuramente l'abilità, quindi se la vuoi fare e sfruttare i raise devi spendere un vuoto. Beh, ma a me serviva solo per essere rispettoso. Sì, perché volevo sembrare. Quindi 3K3. Sì, sì. 10, 7, 3. Ok. Comunque stai mettendo in piedi almeno un momento, un momento che si sente che è finalmente catartico per il villaggio, nonostante sia venuta solo Inari con le bambine e le altre donne non siano venute. Vabbè, faremo le foto col cellulare. Se restate fino a che la pira non si spegne, Inari se ne va prima. No, vabbè, dopo un po' ce ne andiamo per rispetto, nel senso che comunque è un loro momento. E quindi sì, infatti, giusto dopo il primo minuto ce ne andiamo e lei così può rimanere lì. Sì, sì, andiamo verso Musashi. Soprattutto se c'è Musashi, che io ovviamente noterò se c'è o no. No, non c'è. Quindi me ne vado e poi chiedo spiegazione a loro come mai non c'è Musashi. Se n'è andato forse dal villaggio. Il cavallo è ancora lì, no? Sì. Ah, allora. L'avete solo visto uscire dalla casa di Inari per andare probabilmente nella casa dove dorme. Abbiamo accordi con Musashi di fare il viaggio insieme verso sud e quindi avremo tutto il tempo per parlare con lui e per approfondire la sua conoscenza, sempre ammesso che ci dica qualcosa. Dunque è deciso, si va verso sud. Io credo che perdere l'opportunità di trascorrere del tempo con questa persona sia uno svantaggio che poi sarebbe difficilmente colmabile. Quindi conviene rischiare, almeno secondo me. Io quando sono a casa, dopo qualche minuto, mi tolgo la maschera e poi esco. E se trovo qualche donna gli dico che la vecchia che è entrata lì è sparita in un lampo di Giada. Hai un tiro di... Com'è possibile? Di acting se ce l'hai. Sì. Com'è possibile? Tipo questo, Jane Strike! Mi muoiono due persone perché... Sono sicuramente corrotte. No, il 10 non lo ritiri, non c'hai acting. Sì che ce l'ho, sì. Acting. Hai acting? Figurati se non c'ho acting. Sì, scusa, ho detto una cazzata, scusa. 12 e 14... 26. Ah, iniziano a mormorare, forse era una volpe, forse sì, era una volpe. Ah, allora non esistono anche qua. Non sulla prima teoria che dicono, sulla seconda gli do ragione. Sì, anch'io ho sentito parlare di queste voci. Noi sentiamo questo dialogo. No, voi siete alla birra a farvi fatti vostri. A cosa? Maffi. Esatto. E... no, marshmallow, scusate, maffi. La sera il villaggio è estremamente silenzioso e tranquillo. Vedete che ci sono delle donne che girano con delle torce a guardare il muro anche di notte. Però... la situazione dentro al villaggio sembra un filo più rilassata di come era il giorno prima. E quando Kitsune torna dal suo giro intorno al villaggio a parlare con le donne, trova Musashi nella casa che avete preso come appunto. Sta accendendo un fuoco. La volpe non ve l'ha visto, molto piacere. Lui non ti dà la mano, ti fa un occhino. Non dà la mano. Dà la mano. Okay. I miei compagni arriveranno, i voi compagni della volpe arriveranno tra poco. Lo so. Se permettete, perché la volpe preferirebbe mettere in sicurezza questo posto. Mi prendo un minuto e incido il sigillo di purezza davanti alla casa. I cami del vuoto dicono: fletto i muscoli e sono nel loto. Entro 15 metri, tail brucia, bla bla bla. Devo tirare? Il deltoid è solo nel volto. Non ancora. Non ancora. Sono senza giallo. Sei comunque protetto dall'essere intorno a gente che ha un sacco di giallo. No, magari tutta la giada bruciata, però logo corrotto. Dovevo fare un tiro prima di fare sta cosa. Che bruciavo. Non ancora. Ok. Quindi quando voi tornate indietro trovate Kitsune e Musashi seduti intorno al fuoco in mezzo alla stanza. Vado più del mio. Vabbè, io faccio un inchino, saluto, mi siedo, aspetto che si seguano tutti. C'è da anch'io. Credo che il vostro buon capitano abbia del tè. Forse. In realtà non mi è ancora stato consegnato. No, ma la volpe ha del tè. Inizia a preparare il tè per tutti. Credo che non sia la stessa cosa. Beh, la volpe non ha le disponibilità sicuramente di altre persone. Bene. Musashi-san, voi sapete dove stiamo andando e cosa stiamo cercando? So dove state andando. Con me verso sud per condividere il viaggio. Cioè, mi è stato detto che voi sapete quali pericoli ci attendono se andassimo verso nord. Beh, tutti conoscono i pericoli del viaggiare da soli nelle terre d'ombra. Spettri. Non sai niente, Jon Snow. Mostri, spettri, qualche samurai che cerca di arrotondare il soldo che gli viene dato dall'imperatore. Tuttavia, banditi. Quello che dite è vero, ma non abbiamo certo intrapreso questo viaggio perché la strada è sicura. Che questo è vero, ma ci sono strade che sono più sicure di altre. E portano nella stessa direzione. Ogni strada porta dove vogliamo. Perdonatemi, Musashi, io faccio molta fatica a comprendere le vostre parole. Se quello che state dicendo... Ogni strada porta dove vogliamo, credo che così sia. Non vi offendete, non è la prima volta. Anche la volpe ha difficoltà a farsi capire a volte dai suoi compagni. Questo mi è chiaro, ma sembra che voi sappiate dove si trova ciò che cerchiamo. Io non ho idea di cosa voi stiate cercando. Se ciò che cerchiamo non si trovasse a sud. Un daimyo che vi dia un lavoro, un villaggio. È come se ci fossero daimyo in giro, quindi nelle terre d'ombra. Un villaggio bisognoso di aiuto con delle fanciulle da salvare? Noi non stiamo viaggiando nelle terre d'ombra senza un obiettivo. Ed è quindi il nostro obiettivo che ci interessa più che la sicurezza della strada. Capisco. Ma non sa qual è il nostro obiettivo. Esatto. Magari accennaglielo. Quindi, se i miei compagni sono d'accordo, direi che potremmo tentare di sfruttare meglio i suoi saggi consigli. Questa è Kakita, da dietro. È evidente, Musashi-san, che voi siete maestro nella conoscenza di queste terre. Lui prende la tazza, la butta giù, bruciandosi probabilmente la gola, ed esce perché certe cose non le può sentire. Io aspetto risposta sostanzialmente dagli altri, perché comunque... Quello che ho detto è evidente che lui ne sa di più di noi, però se non gli diciamo le cose lui ci dice venite a sud, ma tanto non sa dove dobbiamo andare, quindi perché dovremmo... La cosa più bella è che lui sa benissimo qual è l'obiettivo, anche perché se non gliel'ha detto Kitsune, e lo sai che gliel'ha detto, però non glielo puoi dire in faccia. Ah, la corte al di fuori della corte. Il vero cortigiano è quello che è sempre a corte anche quando non è a corte. La corte è una scala. La corte è uno stato d'animo. Kitsune, tu vuoi essere così gentile da spiegare chi è questo Kitsune? La volpe. Vuoi essere qui gentile da spiegare meglio i dettagli del nostro viaggio al nobile Musashi? Oh, nobile mi sembra eccessivo. Sono solo un vecchio che gira di villaggio. Certamente, essendo voi solamente un vecchio che gira di villaggio in villaggio. Velocemente, a quanto vedo, avete una delle cavalcature, a quanto la volpe vede, avete una delle cavalcature dei gaijin. Sono un ottimo mercante, ho abbastanza risorse da potermi permettere un cavallo. Costa tanto mantenerlo? Sì. Per quello la volpe non ha mai avuto occasione di comprarne uno. Era proprio questo che intendevo. Esattamente. Quando vi chiedevo di spiegare meglio i dettagli del nostro viaggio. Beh, è un dettaglio che non lo state facendo a cavallo. Già. Credo che questo fosse ben visibile a Musashi, sa? Sicuramente sarete venuto in contatto con voci di qualcosa di grosso che si muove e crea guai per queste terre. Un po' a sud, un po' a est, un po' a ovest, un po' a nord. A questo punto io comincio a osservarlo molto meglio, perché va bene che è un bravo attore, però adesso siamo qua fra di noi, gli stiamo facendo capire che si può fidare, che stiamo cercando... Cioè, io sto tenendo sul pochissimo. Cioè, volevo capire che cazzo sa questo. Auguri. E quindi spendo anche un void se necessario. Ho investigazione, non so se... Sì, vabbè. Devi decidere tu di spendere. Ho già fatto 200.000... Vabbè, ma io non lo so, allora non lo spendo perché... Tanto... no, è giusto, magari fai tutti i no, è vero, esatto. No, vabbè, ma ci mancherebbe. Cioè, sì. Tiene 6. No, tiene 7. No, infatti ne tengo uno in più perché uno era 10 di tirato. Ah, allora. Scusa. Piacere di averti corretto. È la sua vita. 27 più 16 fa 43. Perché? Ok. Arthur Reed. Ha un sorriso da vecchietto di paese molto simpatico. Potresti trovarlo a bere del sake lungo la strada. Yuhu. Diciamo che l'obiettivo di questo gruppo è quello di arrivare alla fonte di questo rumore, di queste voci che circolano, per capire dove questo problema per tutte queste terre è passato e si sta dirigendo. E ovviamente avere più informazioni, visto che questo purtroppo è tutto quello che sappiamo. Capisco. Va bene così? Troppi dettagli. Deve andare bene al nostro ascoltatore. Non so se è chiaro quello che stiamo cercando di fare, ma se questa cosa non si trova a sud, per quanto la strada sia sicura, mi chiedo se il vostro consiglio sia utile per noi. Io posso solo darvi un consiglio. Ora che avete più dettagli, il vostro consiglio rimane lo stesso? Buonanotte, Rita. Per quanto mi riguarda, il consiglio rimane. Buonanotte, Rita. Non possiamo saperne anche i motivi. Dovete capire che non conosciamo queste terre quanto voi. Abbiamo un lungo viaggio davanti. Potremmo tenere qualche cosa di cui discutere lungo il percorso. Oh sì, tanto sicuramente tanto nessuno di quel tempo verrà usato per elaborare un piano, quindi ci sarà molto tempo per cui parlare. I piani sono orribilmente sopravvalutati da chi non è in grado di farli. E questo è vero. Posso farvi una domanda a titolo puramente personale? Quindi non riguarda... Sarei onorato di avere una domanda da parte vostra. Avete incrociato per caso lungo i vostri viaggi un certo Takatoshi Yuneshiro? Il suo nome mi dice qualcosa. Strano. I PC di Claudio che sanno qualcosa. Vero. Perché io li crea anche. No, ma non è quell'imbecille di Cacciatore di Streghe di Warhammer. Cos'era? Olaf si chiamava. Sì. Cioè è riuscito anche a farti insultare da Larico, sì, che probabilmente era... Esatto. Ed è l'unico che insultava. Ha fatto 50, quindi sì. Pochino. Fallito. Quindi? Vorrei sapere più o meno in che zona lo avete incrociato, se vi ricordate. Chi è il nome che hai detto? Il Maotsukai? No. Roba mia. Roba sua. È un uomo che è difficile da trovare in effetti, soprattutto considerato il fatto che il suo feudo è recentemente stato dato alle fiamme e dunque credo che lui si sia dileguato nella notte, come il fumo delle fiamme che ha consumato il suo palazzo. Ha ancora un conto da saldare. Penso che quelle fiamme siano state semplicemente l'inizio. C'è una taglia molto alta sulla tua testa e a me interesserebbe portarla a chi l'ha messa quella taglia. Sulla mia testa? No, sulla testa di Takatoshi. Sono sicuro che allora lo troverete e giustizia verrà fatta. Se doveste avere notizie o ricordi improvvisi, se non altro della direzione in cui lo avete incrociato, se lo avete incrociato, io sono a disposizione. Chi può dirlo? Di questi tempi le strade sono tutte estremamente pericolose. Ah, questo senza dubbio. Ma però mi sembrate una persona assolutamente scaltra. Il vento porta le fiamme verso nord. Che strano. Quindi traetene voi le vostre conclusioni. Beh sì, i campi del fuoco preferiscono il nord. Vi ringrazio, siete stato molto gentile. Guarda, io mi ritiro a meditare perché vorrei provare a fare una divinazione, cioè usare divinazione. Okay. Sono molto combattuto, nel senso che lui sicuramente è saggio e sembrerebbe dalla nostra parte, ma non ci dà alcun dato e ci dice andate dalla parte opposta in cui dovete andare, quindi sono molto combattuto interiormente, quindi cerco di affidarmi ai Kami in qualche modo. Ok. E provo a chiedere, visto che ha parlato del vento che porta le fiamme a nord, provo a chiedere con la divinazione ai Kami dell'aria. Vai. Ti dirò di più. E mi direi di più. Visto che ho appena comprato questo bellissimo incantesimo che si chiama Whispering Wind, voglio vedere se è vero o falso la cosa che ha detto. Cioè, quando ha detto sì, dovete andare in quella direzione, io gli ho detto dobbiamo cercare sta cosa, e lui ci ha detto va bene, andate a sud. Ora, poi magari lui ne è convinto e sbaglia, però almeno so che sta dicendo la verità, ok? Solo che Whispering Wind non mi sono segnato, bravo, 183 però mi sono segnato la pagina. Ah, già qualcosa. Già qualcosa. Whispering Wind. Tanto sarà dell'aria. No, non è 183. No, allora era quello del fuoco, è sbagliato. Quindi sì, è sicuramente dell'aria. Allora è primo. È dell'aria ed è di terzo. Ok, allora sappiamo tutto ciò che quindi ci deve sapere per tirare. Esatto. Tu sei di rank 2? Penso di sì, anche se non l'ho ancora calcolato di nuovo. Non è di terzo, è di secondo. Quindi? Quindi 2, la difficoltà è 15. Ok. Puoi usare i raise per farci aumentare il raggio e basta del messaggio. Va bene. Mi sarà 3K2, top. Sarà 5K2, 5K3. Il tonello della rete. Scusa, il rank cosa serve allora? 3 più 2. Più 2, 5, K3. Esatto. Ok. Ok. Va bene. Dai, qui c'è un 10 che esplode. 10, 9 e 6. Più 10. 10 che esplode. Vediamo se. Io direi che la verità dovrei capirlo. Beh, ti bastava fare 15. Vabbè, è più bello fare 40. Esatto. Comunque sì, ti dice la verità anche se lui, quella che lui crede essere la verità. Esatto. Comunque io il mio 39 l'ho fatto. Nice. E quindi quando dice questa cosa io mi concentro, medito e cerco di capire questa cosa. È chiaramente un personaggio ambiguo. E i Kami dell'aria ti dicono: ha detto il vero. Faccio segno ai miei compagni che per ragioni insondabili probabilmente dobbiamo andare a sud. Cioè, non me lo spiego, ma beh, la vecchia ce l'aveva detto già. Ma che vecchia? Te sei tu la vecchia. Basta sta vecchia. No, io sono un giovane ragazzo. La volpe è un giovane ragazzo. Stai bene, Isawa? Credo di aver bisogno adesso che quando converso con la volpe. Oh. Più che del tè. Posso aiutare in questo? Grazie. Vedi che si alza un po'. Sono veramente debitore. A fatica. Esce, lo senti che ravana nella borsa del cavallo e poi torna. Questo ha tutto nella borsa. E Mary Poppins. Beh, per ora ha tirato fuori. Oddio, un pezzo di carta. Un pezzo di carta e una bottiglia. Io buono. Però è sempre pronto a tutto. E mette in mezzo alla stanza una bottiglia di sake con 7 tazzine. Bene. Bene, brindiamo dunque al viaggio che stiamo per intraprendere. E al nostro gruppo, ovviamente. Che ogni passo ci porti più vicino a dove vogliamo arrivare. Non so se si fa così in Giappone, ma sì. Brindiamo. Kanpai! 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 E tracannate il sake, tranne Xiang. Sì. Anche perché no, sarà sera, non so che ora. Sì, sì, ormai è sera. Quindi partiremo domani. Non ha senso partire di notte. Non nelle terre d'ombra. Quindi stasera ci divertiamo. E poi domani partiremo. Stasera ci riposiamo. Dormiremo. Spero che non ti diverta tu nei sogni, l'avete già fatto. Mi diverto sufficientemente nei sogni. Non negli incubi. Secondo voi dobbiamo tenere a bada Kuseki? Perché? Beh, siamo in un villaggio di sole donne. Beh, ma con quella faccia oggi è ben gonfia. Si è gonfiata tutta. No, infatti io sto bene così, anzi se c'è ancora del sake. Io. E poi credo che non le preferisca disarmate, se non sbaglio. Ne approfitto, quello è un discorso che vedremo un altro giorno. Gli passo un bicchiere. Si può bere il mio. Esatto. Butta giù dell'altro sake. Ah, tocca la ferita, che non è una ferita, è una botta gigantesca. Bene. E poi va in un angolo a rannicchiarsi e cercare di riposare. Che legnata. Io comunque questa sera, finché non va a letto, resto in compagnia di Musashi, che è molto contento di parlare con qualcun altro oltre alla Bayushi. Anche perché è un viaggiatore solitario. Attento che ti magari fa. Se non è attento che di ti cattivo umore tutte le informazioni. E a un certo punto sì, inizia a chiedere delle cose su da dove venite, qual è il vostro nome, cose del genere. Noi non abbiamo nulla da nascondere, quindi se sostanzialmente la conversazione procede normale, cioè io gli dico tutto, non ho problemi, ma al tempo stesso gli chiedo le stesse cose, quindi se lui mi chiede chi siamo, da dove veniamo, gli rivolgo le stesse domande. Allora, innanzitutto fai una prova di cortigiano pure tu. E ce l'ho! Finalmente, pensavo di non usarlo mai. Sì, ma non l'avrei mai usato. Tra un po' scoprirai quanto dura un gatto in autostrada. Io tipo 3 in cortigiano, non mi sono neanche avvicinato al tiro. Allora, 4K3, ho fatto 1, 8, 9, 10. Io ho fatto 41. Quindi se posso ritirare l'1. Vabbè, minchia, è un risultato enorme per me. Sì. Cioè, enorme, cioè 7, 4, 8, 9, 10 con 4, 10. Ma no, ma io non devo battere lui. Devi batterlo lui. Sì, e lui lui fa sicuramente più bella figura. E lui che ciuccia informazioni a te. E lui non ti dice nulla di utile e tu gli dici dei segreti. Beh, segreti non ne abbiamo. Se mi chiede una cosa segreta, non gliela dico. Ci stiamo solo. No, ma lui la capisce. Perché magari ti dice: ma quindi quella pergamena che state cercando? E tu, ah, è la prima volta che mi viene in mente, sa già tipo cosa stai cercando. Ma no, io non sto a mentire. Il cortigiano serve proprio a tirar fuori dei dettagli che per te potrebbero essere irrilevanti, tipo ma che rivelano tanto su te stesso. Tipo, sì, guarda, c'hai un ciglio qua, quindi vuol dire dal momento che i Kami mi hanno detto che posso fidarmi di quest'uomo. Kami non ti hanno mai detto che ti puoi fidare di quest'uomo. Ha detto che dice la verità. Beh, però su quella specifica domanda ci ha aiutato a capire dove vogliamo andare. Cioè, Xiang non si avvicina neanche morta a quest'uomo. Cioè, io non posso mentire per difetto. E in più c'è un meno 1 K1 nei tiri sociali. Cioè, se questo mi vede, bla bla bla. Temi tutto. Ce l'ho, esatto. Più o meno. Benten's Touch. Ok. Più 1 K1 nei social. Durante la serata, prima cerco di dargli un po' di informazioni, perché tutto sommato di segreti non è che ne abbiamo. Beh, ad esempio, almeno io i loro segreti non li so, quindi non posso dire. Che tu sei delle forze di un Maotsukai che questo è stato detto. Da chi? È stato detto da lui. Ma quando mai? Cosa? Questa storia dell'erede, da chi mi è stata detta? Perché io non c'ero. A te è stata detta da lui, ma a Musashi non è stata detta da nessuno. No, infatti. Punto. Gliela vuoi raccontare? Beh, non vedo come possa arrivare a questa conversazione, ma se ci arriva, posso dire... È un cortigiano molto bravo. E vediamo se riesco a non dirlo, allora... Era proprio quello il tiro che abbiamo fatto, caro mio. E allora riprovo con l'incantesimo. Vai. Che è sempre Qwerty? No, l'incantesimo è un incantesimo... Più uno K1... Io lancio la faccia. Aria, sempre aria. No, vado a fare la pipì e torno con l'incantesimo. L'incantesimo è tipo che tiri fuori una pergamena e inizi a leggerla invocando i Kami. No. Piccolo difetto. Ma l'avrei fatto prima, semmai. Non adesso. Cosa fa? No, niente, legge, perché sennò non si addormenta. E a un certo punto, infatti, durante la serata, mentre state chiacchierando, ti ha chiesto chi sei, da dove vieni, tu gli hai detto come ti chiami, da dove sei arrivato, dalla foresta del demone, di quando ti sei unito a questo piccolo gruppo e del che cosa state effettivamente cercando. Salta fuori questo Maotsukai di cui siete alla ricerca e che pare essere legato al tuo sangue. Lui è molto interessato a questa cosa. Anche io sono molto interessato. Oh, lo vedi come ti trolla. Beh, il viaggio sarà lungo e le mie ossa sono stanche. Credo che ora dormirò. E si rannicchia, appoggia, mette la sacca sotto la testa come cuscino e dorme. Ne parlavamo proprio ora. Adesso c'è l'incantesimo del vuoto che ti volete lanciare incantesimi senza recitare l'invocazione. Anch'io vado a riposare. Sarà un lungo viaggio. Si riposate tutti quanti. No, io ero fuori a fare ronda veramente. Io mi sono accorto. Perché sennò avrei tirato tanti di quei ciffoni a Isawa. In realtà... No, perché io vengo dalla foresta e devi fuori, andiamo a fare la ronda, vai. In realtà io mi sono accorto che lui cercava di scucirmi più informazioni quanto ne rivelasse. Cioè, dalla vena sulla... il tiro di corte, ma io riesco ad accorgermene. Lui non ti me ne accorgo proprio, cioè lui è talmente bravo che... Tu te ne accorgi perché quando finisce la conversazione tu di lui non sai nulla di più di quando hai iniziato. Ok. Però vedi che Kakita ha una vena che pulsa. No, Kakita è in giro con te. Per sicurezza è uscito. Vado a fare una passeggiata fuori. Non è vietato, anche se è sera. Sono le terre d'ombra. Sei libero di andare a morire dove vuoi. La passeggiata delle terre d'ombra. Vado a prendere una bocciata. Nel villaggio, no? Sì, è sicuro nel villaggio. Sì, sì. Per schiarirmi le idee. Ok? E mentre mi schiarisco le idee, può essere che io passi vicino al suo cavallo. Può essere. Oh, Cristo. No? Che non possiamo viaggiare tranquilli. Può essere che magari un Kami della terra mi dica qualcosa su cosa c'è in quelle sacche. Abbiamo trovato la volpe al quadrato. Può essere, non è necessario. Puoi provare a contattare i Kami. Invece mi piace che cerca dei piani. Mi sa che questo è il lato del tavolo sbagliato. Sì, no, no, esatto. Deficienti contro intelligenti. No, no, il nostro siamo deficienti. Questo ha passato tutta la sera senza dirmi niente, cercando di capire i nostri segreti. Io posso essere svantaggiato socialmente, ma se poi me ne accorgo, due conti me li faccio. Vediamo se capiamo qualcosa anche di lui. Okay, e magari il cavallo è più utile di Cortigiano. Adesso non penso che il cavallo se ne accorgerà. Se chiede ai Kami della terra. Va bene tutto, però. Il ministro del Daimyo. Però sarebbe bello. Il ministro Maso. Potrei anche aprirle, semplicemente magari non è carino. Dai. È un tiro di comunione con i Kami. Esatto. Dichiarazione di guerra al villaggio. 5K3. Salute. Ma spendo un Void, che è il mio secondo oggi. Beh, c'è un 10. Un 10, 8, 6. 28. 28. Tieni 4. No, K3. Ah no, più hai tenuto anche il Void, è vero. 32. 32. No, non so se faceva la differenza. Sì, bravo, bravo. Beh, può essere. Può essere. Il piccolo Kami della terra che compare di fianco al cavallo ti guarda e ti dice: il padrone ha una domanda. Beh, adesso, secondo la mia conoscenza di Shugenja, se io gli chiedo quali oggetti ci sono nella borsa, è troppo vago, troppo poco vago. Se fosse un Kami dell'acqua non capiresti nulla di quello che ti risponde. Terra e fuoco sono quelli da cui è più facile ottenere delle informazioni che abbiano un senso. Quelli dell'aria si perdono nelle loro cose, quindi... Quelli dell'aria sono Fusaro, quindi... Il Kami della terra, se sa la risposta te la dà senza girarci intorno. Esatto, quindi gli chiedo cosa c'è nelle borse del cavallo. Cioè nelle borse. Vestiti, cibo e un pugnale. Vabbè. E carta. Igienica, sai, quando ti potrebbero essere anche pergamene magiche, non è... oppure carta igienica. Non conoscendo che foglie e le piante, sai, potrebbero esserci fastidiose irritazioni. E tre conchigliette. Però di solito la carta non si spreca. E lui non sa servirsi delle tre conchigliette. Ah. Bene, bene, ma andrò a dormire anch'io allora. Il Kami della terra riscompare. Anche se adesso la voglia di aprire la borsa è maggiore di prima. E il Kami della terra sarebbe però no, il Kami a posto. Col facepalm. Che fatica. Quanto sarebbe disonorevole? Parecchio. Allora vado a dormire. Dai. Ida sviene sotto i colpi. No, no, vado a dormire. Del sake. Perché io non voglio sapere quello che succede. Anche perché tu hai passato l'inferno letteralmente negli ultimi giorni, quindi... Tra l'altro perdo malamente il match con Kakita. Ok, qualcun altro vuole fare qualcosa mentre... Io sono di ronda con Kakita, non so se troviamo niente. No, non vedete nulla di particolare, vedete giusto le donne che girano lungo il muro, vi tengono un po' d'occhio, ma tutto sommato non sono preoccupate da voi in questo momento. Finita la ronda io tornerei per andare a dormire. Sì, sì. Meno che non veda niente d'anomalo, giro, ma mi ha detto di no. Sono già crollato da Moio. Oddio, lo vediamo lui che fruga il cavallo. Isawa. Fai una prova di percezione. È percezione perché non è investigare, non è che sono lì a cercare. Sarà... attivamente. Ah, 13. No. 13. È probabilmente appena andato via dal cavallo per andare a dormire quando ci fosse per il fianco. Vorrei tanto usare il Kirin giusto per sgamarlo, ma non ha senso. Beh, ci è andata bene. È meglio non sapere in questo caso. La notte passa tranquilla, ma non è una notte piacevole, anche perché comunque siete, a parte Kitsune, tutti abbastanza traumatizzati da quello che è successo, o perlomeno scossi dall'essere stati fisicamente nello Yume-dō, con l'idea di adesso che cosa succede se mi addormento e sogno così vicino. Esatto. Può essere traumatico, invece non succede nulla. Io quando la mattina mi sveglio c'è la musica quella na 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 na, mentre loro heavy metal. E Musashi è già sveglio e ha già riacceso il fuoco mettendo su una piccola teiera. Ok. Quindi quando vi svegliate c'è anche già del tè caldo pronto. Vabbè, io qualcosa magno dalle nostre provviste, perché sennò... Quando vede che vai verso le provviste dice: oh, non vi preoccupate, le donne del villaggio hanno pensato a un piccolo gesto di gratitudine. Oh, grazie. E ti mette davanti un pacco di roba. Oh. Vabbè. Invece voglio sapere se chiedendo in giro se si è sparsa la voce della vecchia. Dentro al pacchetto c'è un po' di pesce secco, del riso da far bollire, non ancora bollito, ma abbiano lasciato delle ciotole di riso bianco già bollito, e una piccola scatola con dentro del tè. Oh, grazie. La scatola è veramente molto piccola, saranno 4 dosi. Ok. Per tutti o 4 dosi a testa? 4 dosi in tutto. Ok, va bene. Lo terremo da conto come una medicina. Io invece, mentre lui sta ringraziando e facendo questo, cerco la donna, quella che era la più credulona e quella che spargeva più voci del villaggio, se ho capito chi era. E durante la notte ho ricordato una leggenda e voglio farle credere che la vecchia sia uno dei... Sai le vecchie... Sai che sono svariate vecchie che sono dei mostri, no? Che sia uno dei mostri quelli, e è strano che abbia aiutato, perché di solito mangia le giovani donne. Ah, ci picchia. Allora è per questo che è scomparsa così, dici? Di solito le storie che sono state raccontate a questo mercenario sono molto più cruente, cioè raro che abbia aiutato. A meno che non ci siano mostri peggiori dall'altra parte? Questo dove avviene? Per strada, mentre lui fa un giro mattutino. Potrebbe essere una Kokuribaba, la vecchia che ruba il riso. Avete controllato se c'è ancora il riso? Vedi che si girano e scappano verso il magazzino del villaggio. Ok, raggiungo gli altri. Soddisfatto. Che meraviglia. Kakuribaba, devo ricordarmelo. Si, segna un altro nome a caso sulla scheda. No, me lo ricordo cos'era. C'era la Kakuribaba che era bruttissima e si mangiava per la gente. No, c'era anche quella con i capelli. Sì, quella è la più famosa. E quando voi siete pronti, Musashi in realtà ha già preparato il... Che c'è di solito da mangiare? Riso e del pesce secco, se volete. Ormai l'hanno cucinato, lo mangio. Mangiamo. Mangiate, bevete il tè e Musashi si alza. Quando siete pronti per partire, io sarò qui fuori. Mi preparo, anch'io. Io sono già pronto. Ma Kuseki si tiene un po' lontano da Kakita, ma è pronto e... gli faccio una prova di medicina per vedere se... Gli riduco con un fiore, con qualche erba, poverino. cos'è? Un 21. Ma in realtà per accelerare la guarigione riesci a impaccarlo un pochino appena prima di andare a dormire, appena sveglio, in modo da ridurre un po' il gonfiore della botta. Sì, 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 sì. Passerà. Beh, ovviamente. Non si sono rotte ossa, non si è rotto il naso, in realtà è solo un brutto libro. Che legnara gli ha tirato, però. Madonna. Cioè, un colpo giù. In realtà ho capito delle cose. Vabbè, cose nuove. Poi vi dico, ma adesso siamo in compagnia. Va bene. Musashi prende le redini del cavallo ed è lì nella piazzetta che sta parlando con Inari del più e del meno, pare. Anche perché vedete che Inari ha evidentemente comunicato del giardino di Giada alle altre e alcune delle donne del villaggio stanno impacchettando roba. Inari, è giunto il momento di salutarvi e di ringraziarvi. Anche grazie per le provviste che ci avete fatto trovare. Lei ti guarda. Mi dispiace di essere stata irruenta con voi. Era vostro dovere. Mi hanno detto che quella vecchia in realtà era un mostro venuto a rubare il nostro riso. Voi avete... Kukuribaba. Voi avete subito super cazzolata. Esatto. Kukuribaba, vabbè. Me l'ha detto prima. Sì, 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 voi avete subito tanti abusi e quindi è evidente che per proteggere chiunque dobbiate essere molto attenta. Non vi preoccupate per quello che è successo. Era perfettamente in linea con quello che ci si sarebbe potuti aspettare. Spero di incrociare di nuovo il vostro percorso. Oh, ci vedremo. Stia tranquilla. Fate un viaggio sicuro. Proteggete il vecchio Musashi. È certo. Una risorsa importante per tutti i villaggi di queste terre. Anche voi cercate di fare un viaggio più prudente possibile. Vi consiglio di intraprendere questa strada. E gli segnalo la strada sicura, dritta, tranquilla per arrivare al giardino di Giada. Vi ringrazio. Nintino, ho parlato già lui. Per tutti. Quindi partite uscendo dal villaggio e avviandovi quindi verso sud. Esatto. La strada verso sud è abbastanza tortuosa, nel senso che comunque le terre d'ombra, una volta che si entra un po' più nell'entroterra, diventano rocciose e montagnose. Quindi la strada non è dritta e... L'inospitalità aumenta man mano che vai verso sud. Il Void è a sessione o tipo a giorno? A riposo. E, andando quindi verso sud, è un viaggio faticoso, però essendo in compagnia, potendo mettere le cose pesanti sul cavallo nei punti più irti dove c'è bisogno di andare più in salita, che quindi portare ad esempio la tua armatura sarebbe un onere inutile. Andate abbastanza tranquilli. Ma la barriera, c'è la barriera, sì. E il muro? Sì. È a sud-ovest. È a est. È a sud-ovest dell'impero, ma da dove siete voi è a est. Perché voi siete già oltre il mondo. Chiaro, quindi stiamo andando a sud proprio del sud. Sud-sud. Sì, sì. Ok. È sceso il primo pezzo di montagna. Quando poi vi trovate nella valle dall'altra parte, vedete uno spettacolo simile a quello che avete visto fuori dal villaggio delle donne che avete lasciato un paio di giorni prima. Per cui iniziate a vedere dei samurai, in questo caso. Non sono un guerriero, un uomo qualunque crocifisso, ma sono samurai della famiglia Chuda dalle insegne, che sono stati esposti come monito a tutti gli altri. E Ida, che è quello che conosce un po' di più il ragno rispetto agli altri, sa che questo è un evidente gesto della famiglia Daigotsu, che è in aperto conflitto con l'altra famiglia. Okay. E quindi inizia a capire perché voleva che voi veniste a sud invece che andare di là. Certo. Per sfruttarvi in qualche modo. Tra le varie cose, ognuno ha dipinto sull'armatura o sui vestiti che aveva addosso uno dei kanji che indica le virtù dei samurai, ma reinterpretate dalla famiglia Daigotsu, che ha sviluppato un suo codice di condotta, il famoso codice di condotta alternativo, lo Shourido, che parte sempre dalle stesse virtù del Bushido, ma le rivede a modo suo, a modo estremamente suo. Per cui, ad esempio, trovate un samurai crocifisso con le gambe tagliate, su cui è scritto Yu, che sarebbe il coraggio, perché il coraggioso non arretra mai. Trovate degli uomini senza più le mani e con del cibo marcio che gli sta uscendo dalla bocca, che probabilmente li ha soffocati, li hanno ingozzati fino a soffocarli, a farli morire. Su cui è dipinto Jin, che è la compassione, e lo Shourido prevede che tu non rubi a chi ha bisogno, che in genere sono i contadini. Certo, ed è il motivo per cui sono stati ingozzati. Trovate altri samurai con la lingua mozzata e la bocca tenuta aperta con delle specie di apparati metallici infilati in bocca, una specie di gabbia al contrario, su cui è scritto Rei, che è la cortesia. Trovate dei samurai con gli occhi cavati e dai segni che vedete intorno alla faccia vedete che è stato usato il vecchio metodo di tortura del topo dentro al secchio. Maronna, porca, che roba brutta. Ma in faccia o sulla pancia? In faccia. In faccia. Quindi gli hanno rosicchiati i topi gli occhi. Marò. Sì, ma di solito si usa lo stomaco, in faccia è ancora peggio. Esatto, certo, appunto. Perché in faccia poi devi anche stare lì e tenerlo bene. Era per questo che io e lui non ridivamo mentre lui lo raccontava. Su cui è disegnato il kanji di Meiyo, che è l'onore. E lo Shourido è abbastanza particolare su questo punto, perché per loro l'onore è vedere le proprie colpe e accettarle. Non è mantenere una facciata di onore come per molti altri samurai. Quindi è fare proprie le proprie essere colpe. Onesti. Poi trovate dei samurai con la bocca invece cucita, e loro sono completamente deperiti e sono morti di fame. Su cui è disegnato Makoto, che è la sincerità. Oddio, finora è la morte migliore. Tra tutte. Cazzo. E infine trovate uno dei samurai con la spada, praticamente sono crocifissi al contrario, con la spada piantata nella schiena, che li tiene fissi al palo. Okay. Sulla cui schiena è disegnato Chugo, che è la lealtà. Non voltare le spalle. E questo costeggia tutta la strada, li trovate ogni centinaio di metri. È come Mortal Kombat, che c'è il filare di crocifissi. Praticamente sì, ogni 200-300 metri trovate qualcuno esposto a perenne monito di tutti quelli che passano in queste terre. Quando si dice la propaganda cartellonistica. Sì, infatti. Qua c'è. Noi sappiamo leggere questi segnali. Beh, sono abbastanza evidenti. A parte, no, nello specifico, tipo, non so, hanno rubato, hanno... Nello specifico, facendo, cioè, comunque le virtù che sono disegnate sono conosciute, sono le stesse del Bushido, sono viste in chiave un po' deviata, ma il concetto di base è lo stesso. Quindi il messaggio che è stato tramandato è abbastanza chiaro per tutti, per Ida di più. Che ci sia un po' di astio. Sì, Musashi, rilevo una certa tensione, Musashi-san. Purtroppo alcuni samurai della famiglia Chuda pare che abbiano deciso di essere migliori degli altri samurai. Ma sono solo dei vassalli. Naturalmente. Non conoscono il loro posto nell'ordine celeste. Non solo, spesso pensano di poter essere in grado di dominare il mondo, ma quale uomo sano di mente pensa di esserlo? Solo uno scelto dagli dei può esserlo, solo l'imperatore. E in tutto rispetto, siamo nelle terre d'ombra ancora, no? Con tutto il rispetto che questo mercenario può avere per l'imperatore, l'imperatore non domina tutto il mondo. È molto... quello sta solo ai Kami. È molto grave quello che dite. Purtroppo sarà l'influenza di queste terre. Ma ci sono persone dall'altra parte del mondo che non portano il rispetto dovuto all'imperatore come facciamo noi su Rokugan. E troveranno una fine orribile quando finalmente l'imperatore girerà lo sguardo verso di loro e Rokugan si alzerà insieme verso questi miscredenti. Chissà. Io mi avvicino a Xiang. Scusa Fang, ma secondo te è un buon piano insultare l'imperatore? No. Ok. No, io ho forzato. No. E poi proseguo il cammino. Però ormai ho imparato che devo tenere due passi dalla bocca. Ok. Kakita sta dietro insieme a voi due, perché se sta davanti tira delle mazzate in testa alla gente. Io lo tengo d'occhio per vedere come reagisce alla provocazione. A Kuseki dov'è? Non lo so, ma guarda. A Musashi. A Musashi, no, Musashi vedi che è visibilmente scosso da questa tua affermazione. Proprio ci tiene a far vedere tutto l'orrore che prova nei tuoi confronti. E quindi quanto rispetti in teoria l'imperatore. Perfetto. Vedi che prende un libricino. No. E segna. Vedi, a volte basta dirla così grossa e non c'è bisogno di fetire di cortigiate. Certo, può perdere dei punti onore, però dopo tutto. Beh, ma con lui no. È scosso? E con la bocca aperta, spanca. Esatto. Ma con loro sì. Ah beh, ma lui non ha onore con l'impero. Loro sì. Ma chi se rincula loro? Grazie. Va bene. Ottimo. Buona sapersi. 1 non è un samurai. 2 non sono, 3 non sono samurai su 5. Gli altri 2, ok. 1 non è stato un eremita fino a 2 giorni fa, giusto Ida. Ma Ida secondo me neanche ci fa caso a queste cose. Kakita, io e chi? Ah, Kuseki non è un samurai. Giusto tutta la mia vita. Ma per tutto il resto del mondo sì. Tutto il resto del mondo. Poi magari ci tiene l'imperatore a Kuseki. Sì, cioè qualche Zashi la loro famiglia fa tutto. Però che lui si ecco. Conosce la volpe, non c'è bisogno di... Comunque il viaggio non è estremamente piacevole. Con la volpe poi? No, beh, poi con sta cornice. Cioè. E quando... mette proprio allegria, diciamo. Ma lui non viene corrotto. Adesso vediamo. Questo era solo un primo paio di giorni, quindi ancora non è sotto l'influenza nefasta delle terre d'ombra. Però il viaggio... camminare nelle terre d'ombra è TN10, giusto? Se non fare tutti uno. Il viaggio è abbastanza lungo, ci vorrà una settimana tra tutto quanto per arrivare a destinazione secondo Musashi. E dopo aver passato il pezzo proprio di montagna vera e propria, quando arrivate nelle parti più abitate delle terre della famiglia Daigotsu, vedete che i villaggi sono un po' più ricchi di quello che avete lasciato dall'altra parte, e soprattutto questi villaggi sono pieni di uomini. Gli uomini da qua non sono stati portati via. E molti di questi sono degli Ashigaru, che sono i contadini a cui è stato dato il dono di poter portare delle armi per servire il proprio daimyo. Perché vengono attaccati dagli spettri durante la notte, quindi... No, da come si stanno preparando sembra che si stiano preparando una guerra civile. Salve, siamo perché mercenari. Non sono 2 o 3 guerrieri per villaggio. Ma guerra civile qua sarebbe contro, se fosse qua in questa zona, contro la Chuda. Questa qua non siamo ancora dentro la Daigotsu, quindi. Sì, siamo dentro la terra dei Daigotsu che si stanno preparando a combattere contro la famiglia. Civile, i cartelloni pubblicitari entrando nel territorio non erano sono tutti passati. Samurai della famiglia Chuda. Cioè nel senso, è evidente che c'è una lotta intestina al clan del ragno per determinare il dominio del clan, evidentemente. Vabbè, mi ero perso un pezzo. Scusa, ma i Daigotsu sono ragno? Sì. Ah, ok. Non avevo capito quello. Cosa pensavi che fosse? Pensavo fossero un clan decaduto che però manteneva i rapporti con l'impero. non che fossero del ragno. Sono il clan, il sono un clan caduto che mantiene dei... sì, ma pensavo che solo i Chuda fossero effettivamente del ragno. Okay. No, anzi, la i Chuda sono messi ancora peggio perché hanno i Maotsukai. Hanno passato ultra burrascoso alle spalle, fanno sempre cacate, magia del sangue. I Chuda sono quelli che erano prima della Fenice, poi del drago, poi del ragno, e hanno sempre cercato di fregare tutti. Buttarla al culo, esatto. Quindi stringi, buttare al culo. Esatto. Sembra di essere tornati al muro, dico Ida. Oh no. Il muro è ciò che è stato creato per evitare questa cosa. Bello, sta facendo un buon lavoro allora. Intendi questa in genere un po' più ambito. Io direi che lo sta facendo egregiamente il suo lavoro. Se quelli che stanno dall'altra parte del muro possono pensare di avere dei paesaggi diversi e un po' meno persone appese per la strada. Beh, poi avete un Oni appeso per la strada. Una testa, un teschio, di molto tempo fa. Per dargli un po' di tempo. No, c'è un ricambio molto veloce. Immagino, me l'avevo più immaginato. Comunque proseguite e a questo punto Xiang fa il tiro di corruzione. Ma va. Niente. C'è un 10. Un 10, un 9, un 6, un 6, un 5 e tengo tutto, quindi. Proseguite senza troppi intoppi. Quando Musashi arriva nei villaggi, comunque vedete che in tutti i villaggi super accolto. È super accolto e tutti sembrano conoscere Musashi, gli offrono da mangiare, gli offrono da bere, offrono un tetto a tutti voi perché siete con Musashi. Quindi viaggiare con Musashi perlomeno ha questo vantaggio. Ma prima che lo riconoscano ci viene qualcun incontro armato? No, perché quando vedono qualcuno a cavallo sanno già che è Musashi. Okay. Nessun altro, nemmeno nei villaggi che passate, i generali che vengono mandati ad addestrare le truppe nei villaggi hanno il cavallo. L'unico col cavallo che avete visto finora è Musashi. Minchia, abbiamo trovato l'omino con la Ferrari. Sì, esatto. È il milanese imbruttito del clan Daigotsu. Uè, figa, c'ho il cavallo. Cioè, questo finché non arrivate praticamente in vista del... Lo dipinge di rosso. Esatto. Del palazzo della famiglia Daigotsu. Urca, chissà com'è. La città intorno al palazzo è una metropoli abbastanza ricca. Ci sono parecchie persone e... in maniera molto simile al palazzo della famiglia Ida, intorno vedete che ci sono diversi gruppi di soldati che si stanno allenando e si stanno preparando, nonostante la famiglia Daigotsu non sia famosa per i propri guerrieri, ma più per i propri cortigiani e per la capacità di risolvere problemi in maniera diplomatica. Prima di entrare io voglio fare o cortigiano sincerità con Musashi, per fargli una domanda senza che nessuno di loro capisca a cosa mi sto riferendo. E la domanda sarebbe: ma è possibile che tipo mi aspetto possa attirare attenzione qui, quindi è meglio camuffarsi perché ci può essere qualche fanciulla in giro, oppure è molto lontana da qui, non ci sono problemi? Fai una prova di cortigiano. Beh sì, perché no? Ah, se contro di lui no. No, è per far 24. Capire a lui qualche cosa, non per estrarre informazioni. Allora 24. Oh, non vi preoccupate. L'acqua scorre in ogni direzione verso il mare, come ogni altra terra. Cling. Un occhiolino. Io non ho capito assolutamente niente, ma gli faccio... come se avessi capito. Fai una prova di sincerità per capire che è stato detto. Fantastico. (26. Vai, dagli la risposta delle risposte. In genere quando un cortigiano ti dice che qualche cosa scorre in una direzione è perché quella cosa è andata in una direzione. Ok. Verso il mare. Magari non è verso il mare, però il fatto che abbia buttato lì proprio qualche cosa che scorre via da dove sei. Chiaramente, adesso, per quanto è leggibile, potrebbe essere anche tutto un mega trappolone per farmi arrivare lì. Chiaramente, questo okay. Sì. Ovviamente. Quindi devo stare allerta. Io vorrei cercare di capire il livello di addestramento del... cioè, ma è una prova di difesa. Quanto sono bravi. È una prova di difesa. O battaglia, quello che... Ho tutte e due. Scegli tu. E sono uguali. Quindi defense. Mm-hmm. 17. Allora, da quello che vedi, i contadini sono carne da macello. Carne da macello. Però mano a mano che vi siete avvicinati al palazzo hai visto che c'erano sempre meno Ashigaru e sempre più samurai e guerrieri. Ma le armi dei contadini sono bastoni, mazze con le punte, forconi? No, no. O sono anche spade? No, spade no. Oh yeah. Però hai visto un sacco di gente con l'arco, hai visto gente con alabarde, lance. Ah, ok. Comunque le armi povere, ma comunque armi. Sono ben armati. Non sono armi. Non ha Dead Island modificate a mano. Questi sono comunque soldati della famiglia Daigotsu. Okay. In caso di guerra, una zappa la rifoggi in lancia. C'è qualche giovanissimo, ma proprio giovane. Beh, alcuni che sono al limite del poter entrare a far parte di un esercito ci sono. Non noto lo sfigato del gruppo, cioè quello giovane che si sta cagando addosso e si addestra male. Beh sì, di quelli ne hai visti parecchi tra l'altro lungo la strada. Ok, io uno lo voglio beccare e dargli un consiglio. Quindi cosa posso fare? Fai un altro tiro di battaglia e vediamo che cosa... Che mercoledì... 15. Vedi che si stanno allenando con le lance in modo da capire come fare gli affondi, come resistere, puntare la lancia per terra nel caso ti carichino. Gli stanno facendo fare tutte queste routine da battaglia campale proprio. E uno di questi vedi che ha le mani che tremano molto, quindi la lancia vibra tantissimo e dato che è molto lunga e la dovresti tenere in fondo, ogni minima vibrazione lo porta fuori asse, lo fa cadere, gli cade la lancia per terra. Ok. Ah no, io mi avvicino e mi inchino a raccogliergli la lancia mentre gli è caduta e quando gliela riconsegno gli dico non è una questione di mani e di braccia, è una questione di testa e di cuore. Se vuoi tornare dalla tua famiglia, ricordatelo. Cazzo se ha funzionato. Minchia. 2-10? 3-10. 3-10 su 3 dadi? Su 4 dadi. Ah, cazzo. E vedi che le tue parole gli danno una nuova... Se tu su 5 dadi fai 3-10 ma tieni 2, uno di 10 lo butti? Sì. Sì, per forza. Le tue parole gli hanno dato una forza che non pensava nemmeno di avere. Ho fatto 10, 20, 30, 40. E impara la moglie di fianco per far vedere quanto colpisce 55 bene. 55 con la lancia. Se lo ricorderà per sempre. E con questa idea in mente potrebbe persino riuscire a tornare solo con un braccio mozzato. Bene. Che in genere è già un... Non quello della lancia. Sì, certo, ovviamente. Quello è saldo per sempre. Quello mangerà sempre anche con la lancia in mano. Anche quando avrà un braccio solo. Esatto. Mangerà con la lancia. Non è comodissimo, però si impalerà mangiando con la lancia. E arrivate quindi al palazzo della famiglia Daigotsu. In realtà alla città della famiglia Daigotsu. E vedete che ha 200 metri dalla città, dal muro della città. Musashi scende da cavallo, che gli ultimi chilometri ha fatti a cavallo. Io preparo l'azione da qua fino a quando entriamo per entrare nella terra e andarmene. Quindi scende da cavallo e vi guarda. Sarà stressante, ma guarda Ida e gli porge le redini del cavallo. Mi chiederei di portare il mio cavallo mentre mi risistemo. Volentieri. Ha un nome? si usa dare nomi a questa creatura? Sì. E basta, gli ho chiesto se ha un nome. Grazie per, grazie le ore, sì, per la fiducia che mi accordate. È perfetto per la volpe. Avete un'indicazione su dove si trovano le stalle? Oh, non vi preoccupate, voi seguite pure me. Ah, perfetto. Va Io bene. Devo solo risistemarmi in questi ultimi metri. Va bene. Prendo per le redini e tiro il cavallo come se io dovessi portarmelo. Io, dico, io mi avvicino a Xiang e gli dico: presta attenzione ora. Vedi che si ritira su, diventando molto meno vecchio e ingobbito di quanto sembrava. Scioglie i capelli che aveva raccolto in testa e vedete che i capelli in realtà sono, oltre a essere molto lunghi e bianchi per l'età, sono estremamente ben curati, non ve lo aspettereste nemmeno da un mercante con tutti i soldi per tenere il cavallo, comunque uno che gira così tanto, che rimanga così curato, e anche perché voi nell'ultima settimana in cui avete viaggiato con lui non vi sembra che abbia fatto nulla di particolare. Forse è solo il suo portamento che vi fa sembrare anche un particolare così piccolo come i capelli, molto più grande di quanto non sia in realtà. E mentre avanzate tira fuori i vestiti dalla sacca, da una delle sacche che ha sul cavallo, e si infila un kimono che sembra essere fatto di seta cucita da delle suore cieche in riva al senza mare. Braccia. Senza braccia. Coi piedi, minchia. Incatenate. È un kimono estremamente ricco e che da solo potrebbe costare come metà del cavallo che stai portando, che ha le insegne della famiglia Daigotsu addosso. Avevamo dubbi, assolutamente no. E mentre vi avvicinate vedete le guardie della famiglia Daigotsu che vi vedono, si impettiscono, e qua finisce la puntata di Voi non sapevate, avevo detto che era uno lontanamente imparentato. E invece no. No, è grosso questo. È grosso, grosso. Non so quanto grosso, io sospetto che sia quasi il Daimyo. Sì, è Gin Daigotsu. Io ho fatto. Però voi non lo sapete. Però voi non lo sapete. No, non lo sappiamo, però nel senso io ho fatto. Cioè, allora. Off puntata. Che è il Daimyo, dai. Off puntata ho fatto il paragone con il terreno dell'ombra. Chi può avere un'abilità così estrema? Ha il cavallo, è un mercante che viene riconosciuto dai villaggi. Cioè, mi ero fatto un'idea di chi era. Sì, ma il Daimyo dai non ti può essere no, io esternamente sono andato. Non allora, mai in giro da solo il Daimyo così a caso. Qualche motivo. Io mi aspettavo fosse tipo il primo del Daimyo. Ah sì, magari ho una spia, eccetera. Proprio il Daimyo no, cioè, io lo sapevo per come era agito da Fumiko, ma teoricamente ti viene in mente il Daimyo? No, quello no, io fuori gioco. Perché cioè, poi i dati non li vedi quanti ne vedi. Esatto, infatti io fuori gioco. A seconda cioè della potenza di cosa ho fatto il paragone con mio padre e ho detto più o meno mio padre guerra, lui cortigiano, però Pix, cioè, nel senso Pix. E così Roberto passa di livello. Esatto. Sì, vai Roberto, così ti puoi sfogare. No, mi mancano dovrei prendere in tutto 10. Vediamo. Non ci arrivo. Allora, uno per la sessione. Uno per la sessione. Uno per ogni elemento importante scoperto sulla storia da noi. Beh, sulla storia non avete scoperto un cazzo, esatto. È stato rivelato il segreto di qualche PNG? Beh, dai. Beh, è la prima volta che si è rivelato lui. Esatto. Anche mettendosi le vesti. Quindi uno. Avete interpretato i vostri svantaggi mettendovi in situazioni difficili? Beh, non abbastanza. Posso alzare la manina? Sono messo un po' nel culo da solo. Cioè, allora, diciamo una cosa. È tirare per le tenebre d'ombra per resistere allo Shadow Lentate, no? Secondo me non è, cioè, è una conseguenza, ma non è interpretarlo. Io non lo prendo perché in realtà più che per il coso compulsivo l'ho fatto for the rules, quindi... Sì, esatto, anch'io il mio non era uno svantaggio. Non ho messo casini nella cosa. Parlare con cioè, non era un mio svantaggio. È venuto fuori qualcosa di me, però. Anzi, tu facendo la tua solita volpata hai tolto dai guai lui. Quindi hai risolto giusto, casualmente, sì, è vero. Sì. Con la volpata anzi, hai fatto il troll del troll che ha fatto più per meno. Per meno che ha fatto più di nuovo. Quindi. Avete risolto un legame con un altro PG? Non è... No. Nessuno è morto a causa vostra, però. Sì, 3 punti. Anzi, tu hai anche salvato un bambino. Non era vero, però hai salvato un bambino. Non era reale, però... e 3 pix non reali. Duello no. Sconfiggete Nemesi no. No. Sopravvivete allo scontro con un Oni? Come l'altra volta loro ne hanno presi la metà perché non erano... Certo, cinque. Non erano preso neanche uno, almeno non era un Oni vero. Uno. Ma hai fatto un cazzo tu. Cioè, li hai aiutati. Nell'altro... Allora, no, ok. 10! Non ti sei in pericolo di vita. Assolutamente. Non c'è scritto in pericolo di vita. Non sei sopravvissuto allo scontro con niente perché non hai scontrato. Non hai fatto scontro. Hai aiutato loro. 10 punti. Come si così voglio solo a combattere. A rank 3. Allora devi fare la somma di tutti. Devi arrivare a 175. Hai già speso. Posso darti un consiglio? Dimmi, caro. Arrivo. Vabbè, io passo, ma non riesco a prendere cose di Johnny. Tu con cosa combatti? Questi col martello? Dentro 10. Con numero, 3, 6, 9, armi 12, pesanti. 150. Ti conviene prendere la specializzazione armi 4, pesanti. 4, 5, 6. Che se 9, fai un duro lo ritiri. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sì, adesso infatti volevo pompare le abilità. Sì. 173. Costa 2. Quindi prendersi la specializzazione. Se ti prendi se ti alzi un anello. Si chiama armi pesanti. Se ti alzi un anello, passi subito. Mentre loro spendono punti esperienza, io vi ricordo che FumbleGDR è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Ci trovate su fumblegdr.it e su Qwerty.it, e su Qwerty.it e fumblegdr.it trovate anche Sidequest, che è finita la stagione di The Complex, ma inizia una nuova cronaca, le cronache di Lirvale, Dungeons and Dragons quinta edizione, quindi andate martedì ad ascoltare la puntata 0 in cui vengono creati i personaggi e introducono il mondo nuovo. Ovviamente l'ambientazione è frutto del sacco di Claudio Custorino. Ci saranno dei Samsaran perché sono una delle razze migliori che siano mai state create e quindi vengono premiate anche da noi la seconda volta. È finito Epoca, ma presto comincerà un'altra storia perché 1000 ce n'è. Domani mattina esce la puntata di Com'è quel gioco di Pocket Mars, quindi avete anche un altro podcast da ascoltare e di cui guardare il video. E noi settimana prossima non giochiamo alle leggende dei Cinque Anelli perché facciamo lo speciale Golconda. Esatto. Yes. Quindi per sentirci giocare la leggenda dei Cinque Anelli tornate fra 2 settimane, ma settimana prossima tornate perché giochiamo Golconda. Esatto. È un gioco della GG Studio. Yes. Tutto italiano, quindi noi adesso spenderemo i nostri video in casa. E ci sentiamo settimana prossima. Buonanotte. Sempre con una puntata di Fumble.